apri un istante e ti farò vedere io che nasce sempre il sole. Rocella Estate Show, il nuovo talk show ideato e condotto da Piero Lo Coco, con personaggi dello spettacolo, della cultura, della musica, dello sport, della politica e tanti altri ancora. Saranno i veri protagonisti dell'estate 2013. In diretta su RB Stereo Sound e in streaming su Madonie Eventi Live. Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti. Questa è la nostra quarta puntata del Rocella Estate Show. Grazie, grazie per gli applausi. Ovviamente gli applausi sono quelli che ci fanno sentire più forti. Grazie veramente di cuore per gli ascolti della scorsa settimana. Salutiamo il pubblico che ci ascolta da casa, da RB Stereo Sound, ma soprattutto quello che ci vedrà e ci vede in diretta su Madonie Eventi Live Channel. E ovviamente un saluto al pubblico del Lido Falò da parte mia e da parte dei nostri collaboratori. Ma soprattutto grazie, grazie, grazie ai padroni di casa, al Lido Falò. Quindi io saluto la bellissima famiglia di Alessandra Zito, ma soprattutto Peppe Finazzo, il figliolo, che veramente oggi si è dato molto da fare per poterci e potervi dare questa grande opportunità. Un grande applauso a questi signori che ci stanno ospitando. Allora, come state? State bene? Che si dice da queste parti? Allora, io vi chiedo di seguirci con molta attenzione, perché durante il nostro talk show noi faremo dei ride, degli interventi solleticando il pubblico, soprattutto con degli indovinelli. Ci sono dei premi offerti dai nostri sponsor, che adesso vi ricordo: Gioielleria Vitrano, la Lien Viaggi, la Fitness & Co Sport, l'Ottica Galeazzo, Mondo Uomo, Bar delle Rose e la Sosta dei Garibaldini. Quindi è chiaro che noi ringraziamo, perché se oggi noi siamo qui è grazie anche a loro. Quindi mi raccomando, seguiteci per i nostri indovinelli. E allora, lo ha promesso e ha rispettato l'impegno di essere nostro ospite. Di recente, pochissimi giorni fa, ha vinto a Roma con il suo rap il Music for Life, competizione già vinta nel passato da calibri come Tiziano Ferro e la Minetti. È stato proclamato da Sua Santità Padre Francesco, al quale noi facciamo un applauso, perché magari su streaming può darsi pure, perché Padre Francesco, Papa Francesco è così, eh? E tornando a questo personaggio, è stato premiato da Sua Santità e lui stesso rappresenterà l'Italia a livello internazionale. Lo abbiamo fatto in casa, è uno di noi, è una risorsa del nostro territorio, lui ha un nome, Cesare Cernigliaro, ma meglio conosciuto come il Joker. Vieni caro, come stai? Sto a posto. Vieni, tieni. Allora lo metto qua, questo qua è il premio che ho vinto al Music for Life. L'ho portato per farlo vedere. Te lo tengo io il microfono, dai. Questo qua è il premio che ho vinto al Music for Life. Scusate, là in fondo. Un po' di silenzio. Dove mi dà il diritto di essere, intanto, di avere un CD in 240 paesi nel mondo, con la mia canzone. Mi dà il diritto di essere il miglior rapper emergente in Italia. E l'ho fatto un po' di tempo fa e sono onorato di farvelo vedere. E cosa dire? Secondo me l'unico premio che oggi puoi ricevere da qua credo che sia un grandissimo applauso. Grazie. Ma forte veramente, perché lui rappresenta uno di noi, delle nostre zone. Accomodati caro. Sì. Allora, io volevo un attimo sapere se una coppia inedita, favolosa, sono già pronti. I genitori mi fanno cenno di sì? Allora, già conosciutissimi a livello nazionale,
hanno ricevuto notevole successo, due piccoli ma già grandi. Lui ama cantare e la sua voce, il suo personaggio, ha fatto già innamorare la mitica Maria De Filippi. E dove? All'Italia's Got Talent su Canale 5. Lei ama danzare ed è anche un titolo di campionessa italiana ed è la sua partner. Signore e signori, accogliamo con un grande e caloroso applauso Pierangelo Gullo e Maria Barravecchio. Dove sono? Ah, è vero, gli artisti fanno sempre la sorpresa. Ci sono? Si nascondono? Stanno venendo? Bene, li vado a prendere io. Dove sono? Lì? Vi sto venendo a prendere. Dove siete? Dove siete? Dove siete? Dove siete? Venite? Dai, 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 dai. Signore, vi chiedo di sedervi. Signore, intanto un grande applauso a questa bimba, Maria Barravecchio. Guardate quanto è bella! Accomodati. Ma come funziona? Che il tuo partner è così galante che fa presentare prima te? Oh, no, non era pronto. Non era pronto. Quanti anni hai? 12. Da quanti anni tu balli? Non me lo ricordo, ma comunque da molto. Non te lo ricordi? 12, ok. Hai la patente? No. Ancora no, vero? No. Ma fumi? No. Ancora no. Però tu lo sai che sei una piccola grande donna? Boh, lo vediamo dopo? Con un grande applauso che faranno dopo che vi esibirate. Perfetto, perfetto. Sì, intanto incoraggiamola, Vi dovete spellare le mani stasera. Allora, siccome Pierangelo Gullo è un divo, si fa attendere. Io lo vado a prendere. Vediamo dov'è. Dov'è? Dov'è? Amoni. Dai qua. Vieni, te la metti in diretta qua. Ti sei lì dentro, non ti muovi, ma ti sento. Oggi te la cavi, sì, ma non finisce qui. La cosa nuova? Intanto, vediamo, vieni. Fammi la mano. Amoni. Vieni, vieni, vieni. Non chiedo migliore. Ok. I divi quando sono già divi. Amore, sei pronto? Oh, che bello. Dai, vieni, che ti presento alle persone. Signori, ve lo ricordate su Canale 5 questo, anche lui un piccolo grande uomo. Allora, come ti chiami? Pierangelo. Metti, Gaspare, un po' più forte il microfono, questo qui. Pierangelo Gullo. Quanti anni hai allora? 9. 9. Io prima ho detto, ma lei sì. La mandi sempre prima di te? Come galante, sei un cavaliere? Sì. Sì? Sai che ti ho visto in televisione l'altro giorno? Sì. Prego. Hai fatto impazzire la De Filippi, lo sai? Lei si è innamorata di te, lo sai? Come bu? Non lo so io. Non lo sai tu, ma anche da questa parte. Come non lo sai? Laggiù lo vedete questo ragazzo? Sì. Ma non sentiamo gli applausi però! Perché gli applausi? Perché gli applausi? E perché tu ancora non ti rendi conto che sei una potenza. Tu sei una Ferrari. Sì, vabbè. Vabbè. Non corro in pista. Fatti a sedere, poi ci vedere come corri in pista. Siediti. Allora. Anche lui è un giovanissimo. Ha 12 anni. Viene da Caccamo. Ama cantare. Ed è già stato ospite anche lui a Canale 5, innamoratissimo della musica de Modà. Vuole anche lui dare un forte contributo a Rocella Estate Show. Signore e signori, lui è Salvatore Medica. Vieni qua. Questo è tuo? Lo tieni tu? Allora, vieni qua vicino a me. Allora, quanti anni hai, Salvatore? 12. Ma quanti anni canti? Dai, quelli che sono? Quanti sono? Non due, devi tre. Chiedere ai genitori, lo devi sapere tu. Due, tre anni. Ok, senti, ma ti piace mangiare? Perché?
Oh, perché? Perché ti piace mangiare o no? È vero che a Caccamo c'è una buona carne, la salsiccia? Sì. Sì o no? Sì. Ma tu preferisci far sentire la voce quando canti o la voce così mentre ti intrattengo? Che preferisci? La voce mentre canti. Mentre canti. Allora vatti a sedere. Via, ti corri. Via. Uno, due. Uno, due. Ce l'ha nel cuore. Ama fare politica. Nella sua professione insegna. Ma di recente ha scoperto di avere una predisposizione talentuosa, e cioè quello di scrivere romanzi. Oggi ci racconterà il suo romanzo. Voglio riportare una frase che è abbastanza profonda. Per i suicidi finisce lì e basta. Per i morti ammazzati, invece, si aprono fascicoli che forse non si chiuderanno mai. Il titolo è La Pirdunanza. Lui è il prof Vincenzo Ciminello. Un applauso. Buonasera Vincenzo, come stai? Tieni il microfono intanto. Buonasera Piero, intanto, buonasera a tutti. Io ti ringrazio di aver accolto il mio invito. E noi nel nostro talk show non è solo spettacolo, o nello spettacolo ci mettiamo anche il momento di cultura. Anche se questo momento di cultura stasera è abbastanza profondo, perché parliamo di un libro, La Pirdunanza, che poi tu ci spiegherai un po' meglio, che non è un libro molto leggero, parla di fatti reali. Parla, è un giallo, innanzitutto è un giallo etnografico, e avremo modo di capire durante la serata che cosa significa la pirdunanza, è un po' quello che si nasconde sempre dietro ogni mistero legato all'omicidio, al crimine, alla mentalità criminale. Siamo veramente curiosi poi di ascoltarti. Senti, intanto ti vuoi accomodare, grazie. Un applauso. Ci hanno colpito con la loro voce sublime, talentuosa e portentosa, ma soprattutto elegante. Sono fortemente convinto che il futuro è dalla loro parte. Hanno due modi diversi di cantare. Lei viene da Collesano, non ha fatto scuola di musica, con la sola eccezione che il papà ama il karaoke e lei da piccolina cantava con lui. Oggi è diventata una gigante. Lei è Tatiana Traina. Tatiana, buonasera, come stai? Ormai sei diventato un ospite fisso al nostro appuntamento. Sì, con piacere. E allora, questo talk show ti piace? Come l'abbiamo impostato? Abbastanza. Come stai con la voce stasera? So che c'è un pochino di raffreddore? Sì. Sì, ma tu ce l'hai sempre bella la voce. Cosa ci canterai questa sera? Adagio di Ilaria Fabian e Per dire di no di Alexia. Adagio di Ilaria Fabian? Bellissima, ottima. Fatti a sedere, grazie. Signori, l'altra mi è piovuta veramente dal cielo la scorsa settimana, e quando dico che il destino è giudice, lascio a voi poi, dopo che la sentirete cantare, il vostro parere e il vostro giudizio. Se non ricordo male, viene da Mussomeli ma vive a Palermo. Lei è Florinda Venturella. Un applauso. Ciao Florinda. Allora Florinda, io devo farti una domanda, e lo possiamo dire a tutti. La scorsa settimana tu eri a Caltanissetta e partecipavi a un festival. Purtroppo le cose non vanno sempre come noi ci auguriamo e speriamo. Qualche volta, ed è sbagliato, diciamo che va avanti il clientelismo e non la meritocrazia. Quel giorno tu eri molto giù di demorale, perché era successo da poco di questa eliminazione. Poi io lascerò a loro capire se dovevi essere eliminato un po'. E ti sei trovata qua dentro grazie a degli angeli. Mi dai l'esperienza della scorsa settimana? No, è stata, diciamo, come l'effetto di una pillola, giusto? Io ero stanca, ero nervosa, sono arrivata qui, ho cantato e mi è passato tutto. Quindi, tutto qui. Io mi chiamo Pietro. Sì. No, il San Pietro no, però grazie soprattutto a Peppe Nicchitta, Madonia Ventilati, che ci dà la possibilità e dà la possibilità a tutti di poter essere visti, e quindi la gente a casa a seguirti. Grazie alla regia,
di Gasper e Rai, e grazie a Bifarella di RBSEU Sound, noi siamo qui apposta per poter darvi una possibilità. Ok? Grazie, un applauso e se ti accomodi. C'è un po' di freschetto stasera, eh? Vero? Allora. I genitori di Pierangelo mi alzano la mano? Abbiamo detto che per esibirsi ha bisogno di questo? Uno, va bene, quindi posso dare il mio tranquillamente. Ok, Gaspare, vieni un attimo, glielo metti questo qui? Ti do questo. È il bello della diretta questo, aspetta che... Ok, certo, non siamo al Maurizio Costanzo Show dove hanno un sacco di soldi, lo dico sempre, però, poi soprattutto questa sera, cari signori, che fa pure freddo, io ho anche un po' di febbre, non mi sento molto in forma, però spero che con i vostri applausi posso dare il meglio. Mi piace questo, chi è che l'ha fatto? Allora, ancora qualche minuto, intanto io mi faccio una passeggiata qua tra gli ospiti. Buonasera signora, come sta? Bene, grazie. Lei si chiama? Io Carolina. Carolina? Ma non è di qua di Monte Carlo? No, vicino. Il cognome qual è, mi scusi? Valenti. 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 Lei di dov'è? Di Palermo? No, de Caccamo. Caccamo? Ah, ma lei allora appartiene al clan dei Medica. Non si dice clan. Come? Non si dice clan. No. Come si dice? Gruppo, amici. Amici. Ma questo ragazzo canta veramente bene, Salvatore? Molto bene. Molto bene, perfetto. Signori, buonasera, come state? Tutto bene? Buonasera. Cosa bevete? Sì. Alcol? Sì. No, sì. Cocco snack. Dico, ho capito. Come si chiama? Insieme? Guardi la bianca. Cocco snack. Cocco snack. Lo sai che io mi chiamo Lo Coco di cognome? Questi li ho fatti io, lo sai? Quanti ne vuole? Quanto li ha pagati? A 2 euro gli vedo tanti di più. Ci sta? Bene, poi facciamo l'ordinazione dopo. Ok. Tu sei pronto? Che bello che sei. Allora, quando tu sei pronto fammi un ok, così mandiamo la base. Allora, regia? Mi serve una sedia. Mi potete alzare il microfono? Sì, Gaspare, puoi alzare il microfono a Pierangelo? Sì. Ah. Allora, innanzitutto sì, mi devi dire che cosa proponi? Il Midley. Il Midley? Sì. Ok, tu sei pronta? Regia, siamo pronti? Allora, vi ripresento questi due giovanissimi. Pierangelo Culla e Maria Baravacchia. No, prima devi dire lei. Maria Baravacchia e Pierangelo Culla. Adesso dillo tu. Pierangelo Culla e Maria. Mi sto prendendo in giro. Signori, mi piace giocare con loro. Allora, loro sono stati già a Canale 5 con la De Filippi. No, no, io. Tu, solo tu? Sì, lei no. E perché lei no? Boh. Ma lei è... No, scusa, noi due ci siamo conosciuti dopo. Ma siete solo amici? Sì. Ma è sicuro? Sì. Aspetta, tu ne dici di fesserie? Maria? Sicuro. Amici. Ma perché lo dici così, amici? Perché qualcosa di più non c'è? No. E come mai? Hai un altro e lui non lo sa. Ah, ok. E io ce n'ho un'altra. Tu che c'hai? E io ce n'ho un'altra. Un'altra ce n'hai? E come si chiama? Si può dire? Sì, come Alessa. Si chiama? Ah? Alessa. Quanti anni ha? 9. E allora adesso vuoi dedicare, lei che ti sta ascoltando, oppure sta qui, quello che tu stai per fare insieme alla tua amica? Non è di qua. E di dove? È di Benevento. E di Benevento? Beh, ci ascolta, anzi, ci vedrà sicuramente, quindi puoi tranquillamente parlare. Cosa... Okay. Una dedica, se ti va. Che devo dire? E che ne so, tu l'amore lo conosci, e lei è la tua fidanzata, che lo devo dire io? Non l'ho vista mai. E come non l'hai vista mai? Come fa a non averla vista mai, scusa? Ma allora è un amore così... Ci vediamo attraverso Skype. Ah, tu sei furbo. E le altre che tu vedi attraverso Skype come si chiamano?
mia zia. Ragazzi, lui ha già capito come funziona il mondo. Cari uomini, prendete spunto da lui. Lui c'ha tante fan, tante donne, ma dice che sono parenti. Allora, se voi siete pronti e la regia pure, un grande applauso e ci godiamo questo momento. Grazie. Bambola. Mi trovavo per la strada a circa l'una e 33, l'altra notte mentre uscivo dal mio solito caffè, quando in croce mi arrivò a me un modello 103. Che bambola! Riempivo quel vestito di magnifico la me. Era un cumulo di curve come al mondo non ce n'è. Che spettacolo il gambo, un portento dietro di me. Che bambola! Ehi, 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 la grido piccola. Dai, 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 non falla stupida. Sai, 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 io sono volubile. Se non mi baci subito, se perdi un'occasione, di rivolta un po' mi scorre come fosse uno staccione. Poi si batte con il guardia come il rocchio da campion. Fino adesso è di sinistro e mi incorna con la più. Che sventola! Che notte, che notte quella notte. Se ci penso mi sento le ossa rotte. Mostravo quella bionda che fa il pieno rosy bar e mi chietta tutta curva da capoccia a Bill Carr. Che nebbia quella notte. Mi cercavano il triato poliziotte, ma per un appuntamento se c'è zucchero da far, quando esiste un argomento lo sapete, sono star. Ci vado, la vedo, è lei, ma dalla nebbia e spunta non ci sei. Che la bestia gioca bidone, cavatelli con le bar, mentre sotto della pione se la spassa a Billy Carr. Che botte quella notte. Mi ricordo di sei mascelle rotte, ho un sinistro da puntare di il testo vi dirò, sono un altro ce lo vuole, ma ormai si capò. Bravissimi, venite qua vicino a me. Allora, ma sei forte, oh, ma anche tu sei forte.
Buonanotte. Allora, so che adesso tu devi andare a prepararti per un altro momento, vero? Ok, allora fai una cosa, mentre passi dai il microfono a lui, a quello lì, okay. A quello lì brutto là, quello lì, guarda. Aspetta. Ah, ti piace così fare? Vedi, lui è un divo, Senti, ma ti piace giocare con lui? Sì. Lo sopporti? Non è che non lo sopporto. Tua madre. L'archetto l'hai dato? Sì. Pierangelo, vai da lui, da quello là. Tua madre dov'è? Signora, vieni, venga qui un attimino. Venga, venga, venga. Venga. Un applauso alla mamma di Maria Baravecchio. Venga qua. No, io ci tengo sempre non solo a presentare il, diciamo, in questo caso l'artista, ma anche i genitori, perché devo fare i miei complimenti per questa ragazza che veramente... Ma com'è nata l'idea? Lei è iniziata a fare ballare da piccola, aveva 5 anni, perciò poi è andata a fare un... Questo accoppiamento con quel simpaticone? No, ci siamo incontrati, ci conosciamo con la mamma, per questo... C'è un tacito accordo tra genitori. Che futuro vede per sua figlia, in questo momento dove... No, non lo so. Non lo sa. Va bene, una sola di poche parole. Lei di dov'è? Di Milano, vero? Dall'accento? Sto scherzando, signora, si può andare a accomodare, grazie, un applauso. Allora, che fate? Tu devi andare a cambiarti? Andare a cambiare. No, papà tuo mi ha detto che devi cambiarti, non lo so, vuoi andare da giù? Ok, tu vai a accomodarti, grazie. Io lascio questo qui per adesso. Allora, questo è il bello della diretta, professore. È contento di stare qui? Tantissimo, mi sono già divertito meravigliosamente a vedere i ragazzi ballare, tra l'altro sono un appassionato di Fred Buscaglione, quindi... Comunque a fine serata credo che lei dovrà prendere 4 tachipirine, perché c'è un vento bestiale qua. Allora, io vorrei... Ti guardo con uno sguardo strano. Vieni con me. Signori, adesso un po' di attenzione. So che lui è un tuo grande fan. Esatto. Mi segue da quando ho iniziato, super giù da quando ho iniziato, sono 2 anni che ci conosciamo. Allora, Joker, mi devi a me, ma soprattutto a tutti i nostri amici, chi ci ascolta, chi ci vede, i nostri ospiti qui a Lido Falò, la tua esperienza, l'ultima con il Papa, perché deve essere stato qualcosa di molto suggestivo. Allora, con il Papa è stato intanto un appuntamento a Palestrina, io con quelli del GMG and Friends che sono usciti da amici come Edwin, Andrea, questi qua, poi insieme a quelli che, i vincitori di Italia Ghost Talent, poi questi qua di The Voice, tutti questi qua usciti dalla televisione, siamo in 18 e io sono entrato grazie a questo premio come miglior rapper emergente in Italia e stiamo facendo il tour europeo. Con questo tour europeo per il Papa siamo stati a Palestrina con i monaci, i sacerdoti che mandati dal Papa, dicendo che questa volta non poteva venire, ma ci hanno dato un appuntamento assolutamente, il Papa ci ha preso un appuntamento assolutamente per il prossimo mese a San Pietro, dobbiamo cantare a San Pietro davanti a tutte 200.000 persone quante sono. Solo 200.000. E ci sarà pure lui. Nella mia grande città. Sì, bellissimo. Evviva San Pietro, evviva Roma, evviva lui! Viva loro. Anche perché poi dopo tu passi e prendi un euro da ciascuno. No. Perché no, l'altra settimana scorsa ogni applauso era 2 euro che noi vi diamo. Quanto volete ad applauso? 3 euro? Vabbè, però li deve fare. Laggiù quanto volete per un applauso? Ma voi siete più generosi, e voi? Che bello, è bello la mia famiglia, 5 euro la mia famiglia. E allora, tutti insieme vogliamo provare a fare un applauso fortissimo? Vai! Vabbè, li vedo carichi. Dai, li vedo carichi. Cioè, sono carichi più quelli 30 anni, 40 anni. No, sono tutti giovani, Tutti giovani. Io non sento... Aspetta, scusa, lo fate un applauso voi ragazzi? Voi ragazzi, che siete proprio i fan di lui. Va bene, già è meglio, dai. Allora, per esempio, chi è che ti ha fatto fare la preghiera del rap fino adesso, da quando sei nato? Soltanto una persona. Chi è stato? Ma guarda, una persona che mi sta vicino. Non mi ricordo, come si chiama? Piero Lo Coco, forse? Può essere. Allora, mi ha fatto fare una preghiera in rap. Che poi io poi te la richiedo, eh?
Ma io non me la ricordo, era in freestyle. Ma tu in freestyle devi sempre improvvisare. Ah, beh, tu dici improvvisare un altro. Sì. Allora facciamo una cosa dopo. Dopo mettiamo una base. Sì. Magari prende mio padre. Sì. Dopo, tranquillo. Già si è alzato, papà. Vabbè, dopo facciamo un giochetto. Sì. Ci facciamo dire una parola. Sì. E io faccio freestyle solo. Vai, bellissimo. Dopo, dopo che prende mio padre per la facciamo base, dopo. Intanto, però, cosa ci proponi? Cosa sentiamo? Ma se vi va di collaborare però insieme a me, vi faccio sentire un mio pezzo che si intitola Sette Peccati, parla dei peccati capitali. Bellissimo, peraltro di collaborare con le mani. Per chi non lo sente, chi non ha mai sentito, vi possa essere molto molto bello, però è chiaro, laggiù in fondo io vengo fra un pochino. E non sapete quanto sono terribile. Allora, è chiaro che il suo pezzo va accompagnato, ok? Joker, sei pronto? Assolutamente, sì. La regia è pronta? Ok? Allora, per tutti, Cesare Cernigliaro, in arte, Joker! J-O-K-R. Pronti? Vabbè. Prontissimi? La base, aumenta la base tantissimo. Perché con le mani loro devono sovrastarla. Su, su le mani! Prendi qua! È stato molto tempo fa, più di quanto sembra. Un posto che forse nei sogni si rimembra. La storia che vuoi dire potreste. Si svolse nel mondo delle feste più liete. Vi siete mai chiesti dove nascono le feste? Se così non è, incominciare dovreste. Sulle mani non le sento, raga, non le sento. Bravissimi, qua sono grandi, là dove sono? Le feste liete non sono più liete. Quando arriva lentamente quel piacere nella mente. Vai. Le feste liete non sono più liete. Quando arriva lentamente quel piacere nella mente. Le feste liete non sono più liete. Quando arriva lentamente quel piacere nella mente. Le feste liete non sono più liete. Quando arriva lentamente quel piacere nella mente. Ti senti superiore agli altri, quando invece sei soltanto uno come tanti. Ti dà fastidio solo che io tanti rimpianti. Perché dovere tutti i momenti per te più importanti. Parlo di lussura, quel peccato capitale. Che una volta usato sei cambiato fa più male. La mia pazienza è poca, per tutta la mia rabbia subito si sfoga. Ira, penso peccato da ascoltare. Quando arriva tu non sai più cosa fare. Perché ti prendi e ti afferra come se fossi una belva. Vedo tutto nero e poi diventa tutto vero. Le mani non sono più liete. E mani qua. Vediamo se puoi partire questi qua di qua. Quello di là, forte. Quando arriva lentamente quel piacere. Tutto forte. Le feste liete non sono più liete. Quando arriva lentamente quel piacere nella mente. Le feste liete non sono più liete. Quando arriva lentamente quel piacere nella mente. Voi siete peccati, non nominati solo tre. Io metto a quattro sono riferiti tutte e tre. Ci dia la voglia di dormire nel tuo letto. Comandare il gatto, non sentirsi un difetto. Mangiare, tanti dolci a volontà. Un secondo del quinto che passare ti fa. La verità tutto vuole nulla da. Perché essere in dolce è un peccato, lo si sa. Infatti questo sesso, questi tre peccati. Ne manca solo uno e poi non parla più nessuno. In via, l'ultimo della lista. Adesso vado in pista, raggiungimi con vista. Che prendo la sua marcia, invecchiamo giusto a parti. E tu diventi invidiosa, tu la metti incastolosa. È stato un piacere descrivere il tuo io. Dicevi di me, ma non è ancora il mio. La mia partita è tutto mai, tu lo sai. Faccio cosa poi perché te lo pentirai. Le feste liete non sono più liete. Quando arriva lentamente quel piacere nella mente. Le feste liete non sono più liete. Quando arriva lentamente quel piacere nella mente. Vedi qua. Le feste liete non sono più liete. Quando arriva lentamente quel piacere nella mente. Adesso tutti insieme che leggiamo sette peccati. Più forte. Sì. Si perde lussuria, ira, avarizia, cidia, gola, invidia, yeah. Si perde lussuria, ira, avarizia, cidia, gola, invidia. Si perde lussuria, ira, avarizia, cidia, gola, invidia. Vi siete fermati, lo sapevo, sulle mani. Le feste liete non sono più liete. Quando arriva lentamente quel piacere nella mente. Le feste liete non sono più liete. Quando arriva lentamente quel piacere nella mente. Le feste liete non sono più liete. Quando arriva lentamente. Sono mai più forte, su, finale. Le feste liete non sono più liete. Quando arriva lentamente quel piacere nella mente. Nella mente. Grazie. Bravissimo. Stai qui con me. Sto qui con te. Allora, laggiù vi è piaciuto? È in mezzo? È qui? Ho sentito. È fuori? Ah, brava signora! Ecco. Lei sa che adesso parteciperà a un indovinello? Si vince, faccia attenzione, rimanga là.
freddato. Chi è quella signora che sta dietro? Secondo te, perché sta là invece di entrare? Glielo vogliamo dire se entra? Oh, per me. Vuole entrare, signora? Venga, 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 venga. Allora, innanzitutto, e volevo dire che in questi sette peccati abbiamo anche l'autore del clip, che è qui, Peppe Nicchitta. Facciamo un applauso anche a lui, perché lui ha registrato, e con tanta pazienza, il video dove c'era anche papà tuo. Sì, c'erano tutti i ragazzi, cioè tutti, molti ragazzi di Campo Felice, che ogni volta che li vedo li ringrazio di aver partecipato a questo video. Bellissimo. Sì, sì. Senti, di questo pubblico che cosa ne dici? Si sta riscaldando piano piano. Sta riscaldando molto bene, sta riscaldando. Senti, un'altra tua esibizione facciamo adesso o dopo? Che preferisci? Per me è uguale, se lo vogliamo fare adesso... Ti va? Sì, sì, se loro sono ancora carichi, sì. Siete carichi a ascoltarlo ancora? Voi siete carichi, va! Perché adesso passiamo a un pezzo molto particolare, che parla dell'Italia. E io mi siedo qui dietro. Va bene. Parla del... Aspetta, scusa un attimo, aspetta, non fare partire. Cos'era pensato? Aspetta, il paese dei bigotti. Si intitola Il paese dei bigotti questa canzone. Voi cosa ne pensate dell'Italia? È buona in questo ma chi sono i bigotti? Chi sono i bigotti? I bigotti. Camminiamo, ma facciamo la passeggiata così. Allora, cosa ne pensate voi dell'Italia? Niente, qua no? Qua no? Un bel paese, il bel paese. Andiamo di qua, vediamo cosa ne pensate di qua dell'Italia. Il bel paese per antonomasia. Bellissimo. Per antonomasia. Antonomasia non è una sorella di questo, no, c'è un termine italiano, no, non facciamo brutte figure. Quando cosa ne pensate dell'Italia? Che va male. Vai. Già. Per me è il più bel paese del mondo. Giusto. Anche se va male. E qual è la... cosa ne pensate delle persone che lo governano? Scusami, qual è la ricetta secondo lei? Per che cosa? Per mettere a posto questa crisi italiana. Ma secondo me è un governo forte, stabile. Un governo stabile. Bravo, bravo. E allora, qui abbiamo una persona che tu conosci, la mamma di Joker, un applauso! Buonasera a tutti! Alzati! Buonasera! 30 secondi! Si sente male qua, 30 secondi! Sì, mi senti? Mi sentite? Io non mi sento. Vieni come. Aspetta un po' con toppa, scusate, sono un po' infortunato. A bello, a Roma, a bello non si è provato! Mi dicono solo perché la prendo per mano! Amadeo, come sei diffidente da queste parti. A bello non c'è provà. Ho trovato un romano qui a Campo Felice oltre me. Oh, a bello non c'è provà perché l'ho presa in mano. Buonasera. Lei è la mamma di Joker, un applauso. Buonasera. È mia consuetudine far parlare anche i genitori, perché lo spazio, soprattutto se esistono questi artisti, è grazie a qualcuno che li ha messi al mondo. 30 secondi. Sì. Qual è la cosa più bella che tu in questo momento ti senti di dire a tuo figlio? E che cosa ti posso dire? Che mi sta regalando delle emozioni infinite, che stiamo collaborando insieme per i nuovi pezzi, che facciamo tanti sacrifici noi genitori in questo momento per lui, e lui comunque ci ripaga con dei successi. E auguro a tutti i ragazzi che hanno un sogno nel cassetto di avere la fortuna di avere i genitori che li seguono, perché ci sono parecchi talenti, insomma, messi in un angolo e che da soli non riescono. Quindi spero veramente che nei propri comuni e i propri genitori possano dare una mano a questi talenti che meritano di emergere. E viva i giovani allora! Grazie, sì. Puoi accomodarti, tu sei pronto? La regia è pronta? Ma guarda, mi sa che si è spompato il pubblico qua, si è spompato, no, vero? No, non si è spompato! Che ancora siamo appena all'inizio! Dai, dai! Siete carichi? Allora, qual è il pezzo che devi presentare? Aspetta un attimo, siete carichi? Non partiamo qua se non siamo carichi. Sì. Siete pronti? Di qua? Di qua siete carichi? Sì, di qua vi stanno battendo. Signore, però, 4 raga. Euro da pranzo, anche 5! Ok, siamo più carichi. Da là 7 euro per gli applausi vi do ciascuno, dai! No, dai, direi una cosa, dai. Chi non batte le mani muore domani. Chi non batte le mani, oddio, muore domani! Lo sapevo. Vai, il paese dei bigotti. C'era una volta un paese dei bigotti, dove tutti erano bravi a sentenziare, senza stare mai ad ascoltare le mani. Tutti proprio di giudicare, Tutti proprio di giudicare me, perché invece tu non fai due chiacchiere un po' con me, scoprirai come sono in realtà.
e vedremo se la tua vita sarà. Orecchini, bracci mitragliati da tatuaggi, capelli lungo, sguardo spento, mi vedi camminare con passo lento, tu non giudica la differenza, cavolo, tu hai già messo sentenza. Cosa vuoi, che pago penitenza? Io mi alzo la mattina e lavoro come un cane, tu mi guardi in faccia e mi dai dell'infame, senza sapere come sono in realtà, anche io sono un perno di questa società. Di nuovo! Siamo bravi a giudicare, senza farne anche a sentire, guardate sentenziare, ma nessun si può pentire. Di nuovo! Siamo bravi a giudicare, senza farne anche a sentire, l'importante è sentenziare, ma nessun si può pentire. L'innocente diventa un carcerato, il più vicino e cattivo invece stare al senato. Su questa situazione ho appena imparato che io in Italia non vorrei essere menato. A Colombia hanno scritto il paese dei balocchi, benvenuti qua in Italia nel paese dei bigotti, dove tutto è consentito solamente se è penale. In questo grande acquario vince solo il pesce cane. Ho visto gente fiera l'apparenza con gli occhi come quelli di Gesù. Per distruttori, non violentatore, per te stacca a me, per come mi verso sotto la smessa. Non è anche fiato in Italia, anche un divorziato, sempre giudicato, viene ipotizzato, ma anche avesse fatto un reato, stavo in questo una canzone, niente cose personali. Il cattivo non c'è. Levo le mani e levo le sue, più forte! Siamo bravi a giudicare, senza starne anche a sentire, l'importante è sentenziare, mai nessun si vuol pentire. Siamo bravi a giudicare, senza starne anche a sentire, l'importante è sentenziare, mai nessun si vuol pentire. Grazie. Bravo, bravissimo, ora puoi accomodarti. Allora, vogliamo far scaldare un po' i cervelli? Adesso passiamo al momento degli indovinelli. Ci sono dei premi, ve li faccio vedere. Allora, qua non so cosa ci sia, però vi dico qual è lo sponsor. È Fitness & Co, è un negozio di articoli sportivi di Campo Felice. Però prima di farvi rispondere agli indovinelli, vorrei scaldare il cervello di tutti, diciamo ciascuno di voi. Questo è molto profondo, è molto profondo, ha preso il Nobel questo tipo di indovinello. Vediamo un po', lei mi dà coraggio e fiducia. Perché l'arancia non va... Attenzione, queste sono per riscaldare il cervello, non c'è nessun premio. Ma siccome io vedo che lei, la vedo, mi dà carica. Come si chiama? Salvatore. Aspetti che qua è acceso, sì. Salvatore. Di dove sei? Di Caccamo. Non è di Roma allora, è di Cacco. Sei di Posa da Roma? Sì. Sai, ti faccio vincere dopo. Perché l'arancia non va mai a fare la spesa? Chi è che lo sa? Ah, non mi deludere. Perché l'arancia non va mai a fare la spesa? Perché non va a fare la spesa l'arancia? Perché ci manda Rino. Ah, furbi, pensavate? Ancora più difficile! Sempre lui, perché mi dai sempre sta... Sai cosa fanno due api sulla luna? Bravo, chi è stato? Chi è stato? Tu! Non hai vinto niente, complimenti! Bravo, un applauso! Lei, vada a fare l'ospite. Buonasera, come sta? Molto bene? Tutto bene. L'azzurro le dona? Grazie. Le dona, sentito, l'ho detto alla Sicilia, le dona. Grazie. Prego. Allora... Cosa dicono due daini quando si incontrano? Ciao. No. Che posso dire? E che ne so che puoi dire? Come ti chiami? Alessandro. Bravo. Allora, cosa dicono due daini quando si incontrano? Professore. Cosa dicono? Non lo so proprio. Questo è difficile. Dicono... Giochiamo a nascondaino? Dai, no, che schifo! Ah, carina questa, eh? Adesso però arriviamo a quelle intelligenti! Eccola, è lei! Un regalo! Chi la vuole? Alzi la mano! Laggiù, ok, vengo da te. Vediamo se sei così bravo, dai. Permesso, permesso! Allora, si sente qui, sì! Vale per tutti, eh?
Allora, da questa parte, poi passo all'altra. Adesso parliamo seriamente. Le regole sono queste. Chi crede di rispondere, di conoscere la risposta... Buonasera. Buonasera. Da queste parti, lei? Chi crede di conoscere la risposta, non deve dirlo. Deve alzare la mano. Io mi avvicino, quindi chi primo che alza la mano chiaramente avrà un diritto di prelazione. Chiaro? Allora, questo vale per questa parte, per la curva nord, perché la curva sud mi sembra più forte degli applausi. È vero? La curva di là, mi fate sentire gli applausi laggiù in fondo? Mi sembra che sono un po' più gasati. E voi? Volete rispondere? Ah. Poi abbiamo i democristiani, qua in centro, voi? Sentiamo! I democristiani sono un po'... Allora, vale per la curva nord! Lei è pronto? Ti conosco. Tu vieni da Collesano. No, non faccio, perché già hai vinto te. Oh, scherzo. Quale animale? Ricordatevi, alzate la mano e non rispondere. Già la sai? No, non ti puoi prenotare. Quale animale rimane fuori dall'arca di Noè? Non si risponde, si alza la mano. Un attimo. No, ho visto lei. Lui mangi? Com'è, buono, fa sentire? No, siamo tutto, è buono. È buono, veramente? No, spunta. La risposta. È buono, vabbè. Allora, rispondimi. I pesci. Perché? Perché già stanno nel mare, non c'è bisogno. Signori, alzati in piedi. Signori, siamo veramente una mente cessa. Eppure, ha indovinato. Auguri, questa è per te. Andiamo nella curva sud. Siete pronti, curva sud? Regia, quando arrivo laggiù, questo si sente male, regia. È possibile? Dottore? Va bene. Ne facciamo un altro. Sempre della Fitness & Co. Dai, indovina tu, eh. Allora, questo è difficilissimo. Vale per la curva sud, poi arriverò nella parte centrale. Allora, in un'auto, ricordatevi le regole, non rispondete, alzate la mano, chi alza la mano per primo io vengo. Siete pronti? Laggiù siete pronti? Buonasera Rossolino, buonasera. Oh, guardo lui, ma io non so strabico, l'ho salutato, buonasera. Buonasera. Come si chiama? Luigi. Luigi, lei è forte con gli indovinelli? No, no. No? Ma ti va di vincere questo? No, scappa, lui scappa. Allora, vediamo un po'. Allora, in un'auto che curva, qual è la ruota che gira di meno? Andiamo. Oddio. Ecco, queste curve. Sto dicendo. In un'auto che curva, qual è la ruota che gira di meno? La ruota della curva? No, mi dispiace. No, io voglio le alzate di mano, non voglio... Solo la risposta. La ruota di scorta. Si alzi in piedi. Una standing ovation a questo signore! Bravo! Vieni. La ruota di scorta, signorina che le dona, l'azzurro. Ma lei non deve fidarsi, eh. Allora. Buonasera, siete bene, tutto a posto? Grazie. Altro premio per la curva centrale. Volete partecipare? Ok, allora. Siete pronte? Bene, bene, la musica mi piace sottofondo. E allora? Signori, un po' di silenzio, per favore! Signora? Signora? Cosa ha preso? Un cappellino? Ma è da uomo? E perché lo prende lei? Signora, a me mi fa pensare male, eh? Signora, scusate un attimo, la musica Allora, perché il cappellino l'ha preso lei? Cosa vuole far capire? Che chi comanda è lei in casa? Sì. E il marito che pensa? Va bene, per me va bene.
Signori, questo uomo, questo maschio, si alzi in piedi per cortesia. Questo maschio dal fisico possente, faccia così con i muscoli, ha detto che in casa comanda la moglie. Siete d'accordo voi? No, che risponde lei, donna? I maschi che ci sono qua, cosa dicono? Lei? Si accomodi lei. Lei che cosa dice? La mia ultima parola aspetta sempre a me, io dico sempre va bene. Via. Venga con me, venga con me, una, venga con me, venga con me, venga con me, venga con me. Signori, abbiamo un maschio! Un vero uomo, un macio! Signori, ha detto che in casa... L'ultima parola aspetta sempre a me, io dico sempre va bene Pina, come vuoi tu. Che delusione, ma se ne vada, fischi, fischiate! Vada, 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 vada! Allora, per la curva centrale. Attenzione, eh! Andiamoci qua. Siamo pronti? Il padre di Roberta ha 5 figlie. La prima si chiama Zazzana. La seconda si chiama Zezzena. La terza si chiama Zizzina. La quarta me lo dovete dire voi. La quinta si chiama Zuzzuna. Qual è il nome della quarta figlia? Roberta. Venga, 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 venga. Venga. Che mano calda che ha lei. Lei sì che è un uomo, è un macio. Signore, un applauso. Si chiama Roberta la figlia. Come ti chiami? Giuseppe. Di dove sei? Vallelunga, Bradamelo. E dalla tua sei venuto qui per seguirci? Sì, per Florinda. Ah, per Florinda, sì. Ho capito. Che mestiere fai? Il direttore amministrativo della scuola. Ma non è la scuola di Florinda? No, no. Mi metto di qua. Senti, tanta gente stasera, eh? Sì. Sei sposato? Sì. E tua moglie dov'è? No. Comanda lei in casa? Insieme. Insieme? Sì. Come si chiama tua moglie? Maria Rita. Maria Rita, dove sei? Alza la mano. Vieni qua, Maria Rita, grazie. Così consegnerai tu il premio a tuo marito. Signore, un applauso a Maria Rita. Da questa parte, Maria Rita. Venite qua. Vi posso abbracciare? No, mi poco perché sono stanco. Capito? Poi sto male. È invato. Allora, tu chi sei? Io sono insegnante di Florinda. Florinda che poi si esibirà perché sì, abbiamo sì. Detto che è una scommessa che le persone dovranno poi verificare se quello che ho detto io è vero, che è veramente molto brava. Lo è, non solo come cantante ma anche come studentessa. Ma com'era a scuola allora? Infatti è bravissima. Senti, mi ricordi il tuo nome? Maria Rita Mendola. Maria Rita, intanto il 22 maggio fai tu l'onomastico, Santa Rita di Stacascia. Sì. Sì. E io il 22 maggio faccio il compleanno, ecco perché me lo ricordo. Infatti. Allora, questo maschio che hai qui a fianco, da quanto tempo lo conosci? Da molto tempo, da una vita. Lo sai che ti ha colpito da questo maschio? Esprime tutto il suo sudore. Cosa fa questo maschio? L'intelligenza mi ha colpito. Quello che vale in una persona. Vedo che applaudono solo le donne. Maschio, cosa ti ha attratto tua moglie? Che cos'è che ti ha colpito? Vabbè, dire l'intelligenza insomma sarebbe una ripetizione. Sei un ruffiano, no, infatti non lo senti dico. Che ti fanno? No, la sensibilità. La sensibilità. La bellezza d'animo, insomma, come si dice. Oh, un attimo, ha detto la bellezza d'animo, che vuol dire? Ha detto e ha fatto così, la bellezza d'animo, mi devi spiegare sto daimo. L'anima interna, chiaramente. Ah, lui ha una, lei ha un'anima interna? Hai un'anima interna? È lì, insomma, nell'interiorità delle persone. Guarda, intanto ti do questo pensiero, questo è un regalo, che tu adesso grazie. Devi, mettiamoci qua, legge un passo davanti, più uniti vicini. Allora, da quanti anni siete sposati? Da tanto, insomma, 19 non se anni. Lo ricorda, non se lo ricorda, da quasi 19, confermo. Ma perché l'uomo si ricorda sempre gli anni? Perché uomini, maschi, perché? Tu sei piccola ancora, buono, ancora sei a cucciola, buono. E allora, hai un momento tutto topico, profondo, sei davanti a tante persone, ti stanno ascoltando da casa, vi vedranno da casa, quindi anche nella vostra città, qual è? Vallelunga. Vallelunga.
hai un'occasione più unica che rara. Devi dedicare questo, devi dare questo regalo con una dedica che ti esce dal cuore da professoressa, da insegnante. No, da donna di quella giusta. Signori, un po' di silenzio, la regia abbassa un attimo l'audio. Siamo in un momento molto particolare, non è da tutti dire quello che si sente davanti a tutti. Abbiamo qui un elemento femminile che ha il daino davanti, così ha detto il marito. È geloso tuo marito? No. No? Maschio? No. Te ne frega niente? Non c'è motivo. Perché? Perché c'è la fiducia alla base di tutto. Sì, così diciamo, paraculo. Allora, il momento è topico. Io vi chiedo solo, perché è emozionata, un applauso generale sia dalle donne che dagli uomini, prima di iniziare questa frase. Vieni. Vieni qua. Davanti, fermati. La coppia si guarda negli occhi. Un altro passo, avvicinatevi. Poco, poco di più? Non di più. Che alito che avete, oh. Allora, lei guarda lui. Lui non parla perché non sa che dire, emozionato. Ha tutte quelle cose dentro che stanno partendo dai piedi fino alla testa. Sta vivendo un'emozione unica. Lei continua a guardarlo negli occhi. Sta pensando, ma che cavolo gli devo dire stasera? Eppure no, lei ci sorprenderà. Adesso c'è una campana di vetro. Siete soli? Riuscite a immaginare di essere soli? Silenzio. Silenzio. 2 minuti per dire quello che ti esce dal cuore. A te. Impiegherò meno. Che hai detto? Impiegherò meno. Quello che vuoi. Voglio dire, soltanto, guardalo negli occhi. Sei unico, sei la ragione della mia vita. Grazie. Allora, ha detto per chi, perché qualcuno è sordo qua, no, vero, perché abbiamo una certa età, pure io non ci sento più. Ha detto, sei unico, sei la ragione della mia vita. Sei quello che mi porta ogni sera l'assegno circolare a casa. Cosa rispondi a lei? Non è vero. Che non sei unico? No, sono unico, ma l'assegno lo portiamo insieme, quindi allora, non adesso è per questo. 30 secondi e dedica qualcosa a lei. Sei meravigliosa, come sempre, dal primo momento che ti ho vista, mi hai acceso dentro quando è successo. L'ha accesa dentro. Chiamate i pompieri. L'anima. Sempre l'anima, dai, no. La... Io vi chiedo un bacio. Baciatevi. Signori, questo è anche spettacolo! Un applauso! Grazie. Oh, si sono baciati sul serio questi, oh. Si sono baciati sul serio, non pensavo. Allora, ora ritorniamo per un attimo alla musica. Attenzione che io sento poi colpisco, Quindi attenzione, Allora, adesso voglio... Ho il piacere di presentarvi Salvatore, un bambino di 12 anni, un ragazzo di 12 anni, che vi posso garantire ha una bellissima voce. Pregherei di accoglierlo qui vicino a me con un grande applauso. Dammi la mano. Un bacione. Sei pronto? Vuoi il microfono? La regia è pronta? Che pezzo vuoi cantare? Sei bruciata la città. Come? Se bruciasse la città. Se bruciasse la città è di? Di chi è? Massimo Ranieri. Di Massimo Ranieri, quindi è molto impegnativo. Signori, fate finta che è vostro figlio, un applauso per incoraggiarlo. E muoviti quello che vuoi. Madre va dicendo che ma c'è un uomo scuserai, ma c'è in fondo al cuore mio. Sei un ragazzo, sì, ma
primo bacio è stato mio, impazzisco senza te. E un notte ti rivedo accanto a me. Sei bruciata la città, la te, favore, in piedi, più forte questo applauso, non siate generosi, hai visto che hai combinato? Sì che l'ho visto. Te lo aspettavi? Potete sedervi, grazie. Ah, già sono seduti, lo ammazzate. E che ne sapevo io? Com'è andata secondo te? Poteva andare meglio o peggio? Io non posso giudicarmi. Sei anche, beh, veramente, è anche umile. Grazie, grazie veramente di cuore. Dopo ci risentiamo ancora, vatti a accomodare. Grazie, grazie, bravo! E allora? Apra la sua porta, faccia presto, non professore, cosa prego. Di questo movimento, ma la professor Vincenzo Ciminello, intanto la regia mi dice, prendetevi questo tavolo e portatelo. Se no lui, questo lo mettiamo intanto qua, lo lascio il tavolo, però lo rimetto bene come era messo prima, questo grazie. Allora, tieni tu il microfono, mettiamoci qua. Lo sta inquadrando, che è bravissimo, è velocissimo, bravo, mettiamoci qua. Allora, il talk show ovviamente ha dei momenti anche riservati non solo alla musica, anche se il romanzo che ha scritto il professor Ciminello tutto sommato va letto e le note ci portano a parlare di qualcosa di molto importante, della mafia e non solo, e non solo. In realtà i delitti che avvengono in questo paese delle Madonie, un paese immaginario delle Madonie, ma che ricorda molti comuni madoniti come Castelbuono, San Mauro Castelverde, anche Caccamo o Collesano, avvengono in un contesto che è quello della Settimana Santa, quindi il periodo dei riti penitenziali, e per questo il titolo del libro è La Pirdunanza, che è un rito classico che si faceva in Sicilia fino agli anni 70, è ambientato negli anni 50 il libro,
Con lo sfondo etnografico di questi riti accadono due delitti. Sarà il medico del paese piuttosto che le forze dell'ordine ad interessarsi di più alla ricerca della verità. E nel ricercare la verità, quindi nell'andare a ricercare chi è l'assassino, verranno fuori degli aspetti dell'animo umano dei protagonisti della narrazione che sono tipici di un contesto ancora legato alla tradizione piuttosto che al desiderio di cambiare. Una Sicilia che oggi permane solamente in alcuni luoghi, in alcuni comuni, soprattutto montani. I riti che sono descritti, io li ho osservati durante un periodo passato all'università come ricercatore di etnomusicologia, quindi ho assistito a questi rituali e poi li ho messi insieme e romanzati, diciamo così, usiamo questo verbo un po' improprio, li ho romanzati e alla fine ne è venuta fuori un racconto giallo. Pronto? Ok, uno, due, ok. Cade veramente a fagiolo perché proprio in questi due giorni a Campovice e Roccella, ma non solo a Campovice, in tutta Italia, ci sono stati due giorni sulla legalità. Quindi il tema è scottante, è attuale. Ti volevo fare una domanda, Vincenzo. Il giorno della civetta credo che sia stato un romanzo di inquietante attualità. Gli interrogativi che Sciascia poneva nel 61 rimangono ancora aperti. E il non detto diventa più importante di ciò che si dice. Secondo te, la comunicazione della stampa verso questo fenomeno mafioso, che strumenti pone in essere per spiegare meglio il famoso non detto? La comunicazione della stampa è importantissima perché noi siciliani abbiamo una storia che riguarda le vite di molti giornalisti che hanno dato la vita per la ricerca alla legalità. Non scordiamo che durante gli anni 80, durante il periodo della guerra di mafia, quando i corleonesi presero il potere a Palermo e in tutta la Sicilia, alcune vittime erano proprio dei giornalisti, Mario Francese, Mauro De Mauro, e quindi quei giornalisti che andavano alla ricerca della verità, alla ricerca del giornalismo d'inchiesta, diciamo, che vanta una storia gloriosa in Sicilia. Gloriosa è anche una storia di martiri, purtroppo, perché ancora oggi su questi delitti non si è fatta luce. Il caso di Mauro De Mauro, per esempio. Assolutamente, assolutamente sì. Per mia conoscenza, anche per informare i nostri amici, La Perdunanza è il primo dei libri che tu hai scritto o ce n'è ancora qualcun altro? È il primo romanzo, però avevo già pubblicato dei racconti, anche di altro genere. Dopo La Perdunanza ho pubblicato altri racconti. Sono stato chiamato a partecipare ad un'antologia di poesie, il cui ricavato va alle biblioteche di Modena colpite dal terremoto del maggio 2012, quindi tutti gli autori che abbiamo scritto, che abbiamo partecipato a questa antologia, non abbiamo preso nulla, ma se permetti, io vorrei che il nostro pubblico faccia un applauso per questa iniziativa, sì. Perché è veramente un gesto lodevole. Adesso sto lavorando a un altro romanzo ambientato durante il periodo della Resistenza in Italia, è una raccolta di racconti. La copertina della Perdunanza ha una fotografia che somiglia, infatti. È una chiesa barocca della Val di Noto. Val di Noto, come mai hai scelto questo tipo di foto? Abbiamo scelto perché anche il colore lì in bianco e nero ricorda un po' le atmosfere, diciamo, che vengono descritte nel libro, che sono atmosfere legate al mistero e a quello che può avvenire anche tra le pareti di un tempio, tra le pareti di un luogo sacro, che dovrebbe essere la garanzia, anzi, di lo scorrere della vita legato a grandi valori, ma che invece, purtroppo, e la storia ce lo dice, anche a volte all'interno di un luogo sacro avvengono dei fatti spiacevoli, come è scritto lì. La curiosità del presentatore è ampia. Desidero sapere che cosa ti ispira, quali sono i momenti in cui uno scrittore si trova lì a comporre qualcosa e metterlo su carta?
Questa è la stessa domanda che mi ha fatto prima Salvatore Medica, il piccolo Salvatore Medica, e sono contento che me l'abbia fatta lui, perché è un bambino, e quando un bambino ti chiede questa cosa capisci davvero che c'è una speranza per il futuro, perché i bambini sono interessati. Lui è un piccolo grande uomo, È un piccolo grande uomo, veramente. Io scrivo da sempre, ho risposto a Salvatore, scrivo da quando ero bambino, scrivevo le canzoni, scrivevo le poesie, scrivevo le storie, mi piace raccontare le storie. Uno scrittore fa questo, scrive per se stesso, per raccontare, ma anche per raccontarsi attraverso le cose che dice. Allora, questo libro, La perdonanza, a chi lo vuoi regalare? Te lo regalo a te, Lo regali a me, però mi devi fare poi una dedica. Adesso, in esclusiva, il professor Ciminello canterà una canzone. No, non so cantare assolutamente. Però hai parlato che ti piace la musica. Mi piace la musica, sì. Tra l'altro sono un etnomusicologo, quindi mi occupo di ricerca di musica tradizionale, quindi mi deve piacere per forza la musica. Il gruppo che ti piace di più? E di quale zona soprattutto? Siciliano o no? No, io ascolto tutta la musica, dal rap alla musica classica, proprio per un interesse scientifico. Se dobbiamo parlare di interesse estetico, sono un appassionato di hard rock, quindi... il grande chitarrista Gianluca Emanuele e il bassista Pierpaolo Patti, che sono due miei cari amici, due grandi giovani promesse della musica siciliana e del rock. Dove sono in questo momento? Alzino un attimo la mano le due persone che lui ha nominato. Gianluca Emanuele, chi è? Ah, perfetto. Voi sapete che già siete ospiti della prossima puntata, vi va? Se vi posso invitare? Dite, se sì, alzatevi in piedi. Ah, l'invito voi, ma è amici un po' sofisticati, però vuol dire che hanno talento, dai. Senti, prima che finisce la trasmissione però tu devi fare un rap con Joker. No, guarda, io assisterò, batterò le mani. Ok, ti ringrazio, grazie, puoi accomodarti. Un applauso a Vincenzo Ciminello. Torniamo alla musica. Allora, voglio... che Tatiana Traina venga qui vicino a me. Tatiana, mi hai detto che vuoi esibirti con una canzone di Alexia, Per dire no. Sei d'accordo? Quante volte tu dici no? Tante. Perché? Tantissimi motivi, che nella vita non si può sempre fare tutto. Senti, ma nel mondo dello spettacolo ti hanno detto sì o ti hanno detto no ad oggi? Beh, fino ad ora di sì. Piero Locovo ti ha detto sì. Grazie. Sei pronta? No, non devi essere emozionata, dai. Fai un bel sorriso. Fai un bel grido. Un grido che togli tutta la ragione, tutto il nervoso che hai. Dai, proviamo, insieme lo facciamo. Facciamolo insieme, dai. 1, 2, 3. Ah! L'ho fatto, sembra la bugia della Brescia, no? Che dà il calcio e grida quell'altro. Va bene, sei pronta? Signori, veramente un grande applauso a Tatiana Traina. Grazie. Nella poesia mi dà l'impulso.
brava, me l'avevo detto che non stava tanto bene, però volevo farvi ascoltare, nonostante la voce, nonostante questo momento che ha forse anche un po' di pepe che sei calda calda, però il vero artista non si tira mai indietro. Signore e signori, veramente un grandissimo applauso, grazie. Florinda, stai scaldando i motori. Signori, Florinda Venturella. E io faccio adesso una scommessa con tutti voi. Anche con lei, signora. Lei. Lei. Aspetta. Buonasera, signora. Buonasera. Buonasera. Come sta? La vedo, sta un po'... Ha preso qualcosa da bere? Un po' d'acqua gli ha preso un po' da bere, signora. Ah, ecco, perché la vedo che sta... Forse fa freddo. Allora, buonasera signorina, come sta? Bene, grazie. Lei come si chiama? Valentina. Valentina, ma io la vedo spesso con il prof, può essere o sbaglio? Sì, ci conosciamo di vista. Di vista? Ma è così bravo anche nella vita, non solo nella scrittura? Direi proprio di sì. Dici, ah, che bello, questo è amore, questo è amore. Allora, la regia è pronta? Ok, Florinda. Adesso questa ragazza che ha, quanti anni hai? 17. Ha 17 anni, scommetto con tutti voi, se è come, io l'altra volta ho avuto modo di sentirla, se è come penso questa ragazza farà molta strada. Ci presenta adesso un brano di Alexandra Bark, Alleluia, un applauso. Grazie.
Allora, avevo ragione o no? Avevo ragione laggiù? In mezzo? È qui? Non è bravissima? Dopo ci regalerà un'altra canzone. Anzi, se vuoi la puoi fare anche adesso, quella dei Queen. Vi piacciono i Queen? Eh? Sì, sì. Sei pronta? La regia è pronta? Mi raccomando, ragazzi, la voce è poco più forte. Un po' più forte. Signori, io vi chiedo solo di ascoltare con silenzio quasi religioso questa canzone, che ho già avuto modo di io ascoltarla la settimana scorsa dalla sua voce, e devo dire che sono e siamo rimasti incantati. Regia è pronta? Ok, il palcoscenico è tutto tuo. Grazie. In gamba. Signore, un applauso! Anybody, somebody to love. Each morning I get out of bed, let's go. Somebody, somebody, somebody.
sento un po' Pippo Baudo. Beh, ci ho lavorato su Rai 3, quindi anzi, grazie a lui che mi ha dato un po' della sua esperienza. Allora, Pippo Baudo era famoso perché era un talent scout. Io non sono famoso perché faccio tutt'altro, però mi piace questa cosa che faccio. Però se stasera pensate che oggi io sono un talent scout perché abbiamo sentito Florinda Venturella, lo voglio sentire con un forte applauso. Grazie, grazie veramente. Ti puoi accomodare, grazie. Allora, passiamo al momento, quello che piace più di tutti, però prima di passare all'indovinello voglio presentarvi un giovane. Buonasera, come ti chiami? Buonasera, piacere, Sandro. Sandro, presentati da solo. Ok, intanto io subito ringrazio tutto il Lido Falò, quindi tutto lo staff. Ringrazio tutta questa bella gente, vedo che c'è tanta gente. Io vengo da Palermo, quindi ho fatto un po' di strada. Ringrazio a Rosolino e tutta la famiglia Anello e tutti gli amici che sono qui stasera con noi. E quindi speriamo di divertirci. Ma tu che fai nella vita? L'architetto, se sei qua, giusto? Io no, non faccio l'architetto. E perché sei qua allora stasera? Per cantare. Ah, anche tu che canti. Cosa canti? Allora, canto musica neomelodica. Ho inciso anche brani comunque in italiano, quindi che magari possono un po' piacere a tutti. Perché non è gravito... che tipo di lingua canti? No, dico, siccome faccio musica non melodica, non è a tutti che piace. Ma che ne sai? Non lo sai, te lo puoi, se tu non lo puoi, non ti esibisci, non potremo mai saperlo. Certo. Giusto? Va bene, ok. Quanti anni hai? 21. Da quanti anni canti? Ho iniziato da 9 anni con la musica, con lo studio del pianoforte, e suono anche altri. Allora, strumenti. Il pubblico del Rocelle Estate Show poi ti ascolterà. Grazie, vatti a accomodare, grazie. Grazie. Un applauso. Signori e signori e signore, ladies and gentlemen, madame e messieurs, se qualcuno parla vengo e gli regalo qualcosa. Tu di che parla? Allora, maschi, femmine, sentiamo questo sudore del maschio, perché le proprie donne, le proprie femmine, se dovessero indovinare, la gioielleria Vitrano ha messo a disposizione un bracciale d'oro che adesso vi farò vedere. No, vi faccio vedere un'altra cosa, che è questo bellissimo orologio. Veramente vorrei farvelo vedere perché mi ha stupito l'altro giorno Rosario Vitrano. Questo è un orologio, diamo un cronometro, così si chiama, a prisma, che lui lo vendeva a 90 euro. Sono rimasto entusiasta, ma soprattutto anche così curioso, perché la crisi c'è per tutti, e lo dà via a 50 euro. Guardate che si vede lì, guardate che bello. Vi piace? È bello, eh? Un applauso anche all'orologio, anche perché io ho un bel polso, ho anche i peli, Maschi, venga qua. Che lei ha già vinto. Lei è peloso. Si alza in piedi, maschio! È contento di aver vinto? Sì. Cosa vuol dire essere maschio per lei? Non lo so. Obbedire alla moglie. Venga con me, per cortesia, venga con me. Venga. Venga, maschio, venga! Faccia sentire questi ormoni! Venga qua, dia la mano. Lo cocco, piacere. L'altra si dà la mano, questa, venga qua. Signori, questo è un maschio, stia qua lei. Lo inquadri bene, cameraman. Guardi il profilo di questo maschio, questo bronzo di Riace. Guardate il pelo di quest'uomo! Guardate che pelo! Questo pelo lo vendiamo! Vediamo che uomo è! Faccio male? Che uomo! Gli ho staccato 10 kg di peli! E ancora sta qui! Metta giù il braccio. Allora, maschio, le rifaccio la domanda o mi dà lei la risposta rispetto a quello che ha detto prima?
Lei che maschio è? Un maschio, normale. Lui è un maschio normale. E come sono i maschi anormali, scusi? Boh, non lo so. La nostra conversazione è di un alto tasso culturale. Fra i maschi che ci sono qua, lei chi conosce? A Giovanni. Chi è Giovanni? È un figlio? No, nipote, questo ragazzo. Nipote, venga qua, maschio. Sì. Sì che? C'è ancora una domanda, ma lei è un maschio? Sì. Da che si vede? Dal naso, c'ha un bel naso lei. Eh sì. Chi gliel'ha fatto sto naso così? È bellissimo. Mamma e papà. E dov'è mamma e papà? Sono lì sotto. E chiama mamma e papà. Chiama papà la e mamma, mamma. Venite. Venite, venite qua, uniamoci. Mettiamo su la famiglia. Signori, quando parliamo di famiglia, questa è una famiglia. Ce lo dobbiamo fare il quadretto. Allora, loro sono i tuoi genitori? Sì. A chi vuoi più bene, a mamma e papà? A tutte e due. Si risponde sempre così, è normale. Tu a chi vuoi bene, a mamma e papà? A tutte e due. Professoressa Laura, buonasera. Vorrei un attimo una sua riflessione in base a questo momento così storico, culturale. Venga qua. Venga qua così le faccio presentare quello che succederà mercoledì. Venga qua. Venga, venga, venga. Un applauso alla professoressa, al vicepreside di Campo Felice di Roccella. Si mette a fianco a questo maschio. Ma lei è sposato? Sì. Sua moglie è qui? Sì. E chi è? Quella signora. Lì. Venga qui, signora! Venga qui! Venga qui, venga qui! Un applauso alla signora del maschio! Venga qua, si metta qua, fianco a me. Fra suo marito e c'è quest'altra splendida donna. È gelosa lei, signora? No. No? Non me ne dà. Lo puoi baciare, dai! Eccolo, un applauso! Anna, vieni qua. Approfitto della famiglia. In bocca no, perché sai che c'ho la protesi, poi potrebbe anche cadere. Allora, lei stia lì che lei già qualcuno l'abbraccia e non la manda via. Allora, se non sbaglio, mercoledì prossimo c'è un qualcosa di molto bello. Tu rimani qua che voglio prendere... Dov'è? Dov'è? Eccolo qua. Ok. Approfitto anche gli occhiali perché dicono che tu sei un po' ciecata, ma noi non lo sappiamo. Bene, lei è un ciecata però. Allora, approfitto di questa bella famiglia. E allora, perché? Perché invitiamo chiaramente tutti mercoledì sera a Campo Felice di Roccella in piazzetta Anna Franca alle ore 21:30, quindi mercoledì 24 luglio. Presentiamo uno spettacolo promosso dal Comune di Campo Felice di Roccella e dall'associazione Acanthus di Collesano. Varium et mutabile semper femina. Femina, maschio, maschio, c'è la femmina qua. Dalla Divina Commedia. Non spaventatevi perché appena sentite Dante immediatamente... È una cosa molto interessante. È uno spettacolo che abbiamo già presentato quest'inverno a Collesano e che riproponiamo a Campo Felice. Tutto qua. Allora, intanto un in bocca al lupo per mercoledì, sicuramente io sarò lì insieme a tante altre persone. Allora, Anna, Laura, guarda che bella famiglia. È molto bella. Ma chi, la signora? Sì, la signora. È mi piace, ma ha una mamma giovanissima, veramente incredibile, e ti assomigli tantissimo ma alla mamma. Guarda, questo funziona, sì. Guarda il maschio, il papà del figlio, guarda il naso. Sì, 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 guardate sì, che. Scusi, naso, perché lei ha un naso unico. Posso toccare il naso? Venga qua. Posso? È pulito? Sì, ma che c'è qualche caccoletta. Guardate che naso! Un applauso alla sua froscia sinistra e anche a quella destra! Un po' di famiglia. Ma come fa avere un naso un po', così lei? Un po' no, vabbè. Porta fortuna. Dei nasi famosi. Allora, chiudiamo questa gag, però che non è gag. Maschio, ora che hai sentito che mercoledì c'è la femmina, wow, ti senti ancora più maschio? Sì.
E cosa vuol dire adesso essere maschio? Pensaci! Pensaci! Essere cacciatore. Signori, vi presentiamo il nuovo cacciatore di Campo Felice di Roccella. Un applauso! Potete accomodarvi, grazie. Grazie, Anna. Allora, torniamo ai nostri indovinelli, quindi abbiamo... Andiamo qui. Ma perché non vinci tu? Siediti così ti faccio sentire questa domanda. Siediti. Allora, questo bracciale, chi ha detto che è d'oro? D'oro. Hai detto tu, bravo. E dubbi, bocca d'amo. Allora, vale per la curva sud, perché abbiamo anche altri premi molto interessanti. Signori della curva sud, mi raccomando, anche voi ospiti, Joker. Anche tu. Ma devi indovinarlo. Anche tu, che sei arrivato adesso, almeno te ne vai con qualcosa di importante. Professore, mi inchino. Allora, abbiamo detto, gioielleria Vitrano, ricordatevi, dovete non rispondere, ma alzare... Quando mastichi il naso si muove, come mai? Lo so. Alzare la mano. Bravo, alzare la mano. Siamo pronti? Sì. Allora, si può fare fra due uomini. Fra un uomo e una donna, ma non fra due donne. Che cos'è? Che cosa è questa cosa? Non rispondete, alzate la mano, ve lo ripeto? Allora, si può fare fra due uomini, fra un uomo e una donna, ma non fra due donne. Che cosa? Sentiamo. La sai? Laggiù? Ma lei ci prova allora. Da quando io ho toccato il naso, lei, guardi, io sono, c'ho una compagna, a me piacciono le donne, eh? Non perché adesso c'è sta... Ecco, allora. Il nodo alla cravatta. Ma come ha fatto? È sbagliata! Andiamo in qui al centro. Signori, bracciale, eh? Ottimo, bellissimo. L'orologio, stupendo. Allora, vi rifaccio la domanda. Dov'è? Scusate voi del bar. Scusate. Allora, ripeto. Questo ripeto, cioè. Si può fare fra due uomini. Fra un uomo e una donna. Ma non fra due donne. Che cosa? Chi alza la mano? Laggiù? Come? No, dovete alzare la mano. Lei? Non ho capito la domanda. Gliela ripeto. Matrimonio. No, fatti a sedere tu, via. Allora, si può fare fra due uomini, fra un uomo e una donna, ma non fra due donne. Che cosa? Ci devo pensare. Carissimo, buonasera, come sta? Una passeggiata a lungomare. No, a sbagliare, è sempre reumatico, non romantico. Buonasera signora, come sta? Io sono Piero, lei? Ermelinda, che bel nome che ha. È sola, accompagnata, moglie, marito? C'è pure il marito? Ah, allora ci si può provare, vabbè, come l'ho detto, scusi. Ermelinda, allora, glielo ripeto? Allora, si può fare fra due uomini? No, guardi i miei occhi. Fra un uomo e una donna. Mazza che begli occhi che c'ha, signora. Oh, complimenti, bravo, state scelta bene, eh? Ma non fra due donne. Che cosa? Non lo so. Sentiamo, andiamo qui. Mi dica. Allora, secondo me... donne non possono conversare, quindi la conversazione. No, ma sei quasi vicino.
me il discorso. Allora, abbiamo un signore che viene da Bolzano e mi ha chiesto come ho fatto. Allora, mo glielo dico io come ho fatto. Glielo dice un romano. Si può fare fra due uomini, fra un uomo e una donna, ma non fra due donne. Che cosa? Si alza la mano. Si è fatto male, che ha fatto? Prego? Un bambino. Risposta sbagliata! Mi pare male a dirlo, però. Aspettate che dice, mi pare male a dirlo. Una orecchia ce la devo dire. Mi inchino e sentiamo. Aspetti, mi metto di qua. Può essere la penetrazione. Non ho sentito. La penetrazione. Venga con me. 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 Venga. Un applauso! Ma deve avere il coraggio. Il coraggio. Che fa il ballo? Che è lei? La samba? Ah. Il coraggio. Signori, un maschio. Un applauso intanto a questo maschio. Si applaude anche da solo. Come ti chiami, maschio? Io egiziana, Pippo egiziana mi chiamo. Pippo egiziana. Ripeta. Pippo egiziana Giuseppe. Ma non è di Bolzano, lei mi ha no. Dire una cosa all'orecchia. Lei è italiano? Sembra di sì, siciliano. Ma non è egiziano? No, no, di nome egiziano. Allora, cosa mi ha detto all'orecchio? La penetrazione. Vada via, vada via, vada via, vada via, vada che ha sbagliato. Alt, 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 alt. A scuola, mi ricordo, silenzio laggiù. A scuola ricordo che c'era un'interrogazione di inglese. Il mio compagno, che era timido, mi ha detto, Piero, la professoressa vuole solo che noi parliamo in inglese, io voglio dire... ma non ho il coraggio e la professoressa avrebbe messo 10. Allora io so cosa ho fatto, perché sono sempre stato così, ho detto non è giusto che lo dico io, e ho detto in inglese, teacher, can I take my overcoat, che vorrebbe dire professoressa posso prendere il mio cappotto. Beh, non l'ho detto io, l'ha detto lui, perché ha vinto la timidezza. E quindi, cara Maria Baravecchio, vieni qua. Vieni qua. L'hai detto tu? Sì. Seduto. Seduto. L'hai detto tu? Allora, silenzio. Si può fare fra due uomini, fra un uomo e una donna, ma non fra due donne, che cosa? La confessione. Bravissima, brava. Questo è tuo. Brava, brava. Ah, che bello! E caro Pierangelo, tu kills paracul! What is paracul? Molto lo dico dopo. Allora, un altro indovinello e poi passiamo e continuiamo un po' di musica. Allora, abbiamo un buono regalo per un occhiale da sole dall'amico che è uno sponsor, che è entrato di recente, che è Galeazzo Ottica, penso che lo conoscete un po' tutti, ha due punti vendita, uno a Palermo e uno a Cefalù. Palermo, Palermo, Palermo. Allora, qua il gioco si fa un po' più pesante. Adesso voglio una donna. Questi maschi, che mi sa che stasera ce ne sono pochi. Dottor Venturella, buonasera, come sta? Sta bene? Allora, ora passiamo da questa parte. Se non indovinano, vengo di qua. Allora, un po' di luce, là, perché ce n'è poca. Signori, 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 signori. Allora, l'indovinello è questo. Grazie al cielo ha lavoro. Chi? Ripeto, grazie al cielo ha il lavoro. Chi?
Alzate la mano. La cerniglia. Tutti sti chilometri mi fa fatte. Lei con sta cosa che ha detto si è perso un sacco di cose. Mi dica. L'angelo custode. No. Non è l'angelo custode. Berlusconi. Lei che è la mamma del penetratore qua. La sorella, per forza, perché Berlusca per quella cosa che ha detto. Ai ai ai. Allora, mi fa molto piacere che lei ha un traduttore. Diceva la ragazza, ma perché lei non ha una voce? Allora, mi dica. Ho anticipato soltanto, mi dica. I piloti d'aereo. No. Il prete. Il prete. Perché il prete? Grazie al cielo. Mo te lo ripeto. Mi vuole ripetere la sua risposta? I piloti. Venga con me. Venga con me. Signore, una femmina, finalmente! Un applauso a questa femmina, che peraltro è anche molto bella. Allora, femmina, come ti chiami? Valeria Venturella. Valeria. Venturella. Sono la sorella di Florinda. Lei è la sorella di Florinda. L'ha detto. Sono più grande. Ma è più grande, so. E di quanto? Di 13 anni. È rimasto basito. Scusa, quanti anni hai? 30. Sei fidanzata? No. Sei single? Sì. Signori, quanti uomini single ci sono? Alzino le mani! Oh, tutti accasati, tutti sposati qua! Ma c'è qualcuno che ti piace qua dentro? Guarda questo bel ragazzo alle tue spalle. Ti piace? È piccolo. Sei piccolo? andiamo da questo, vediamo se c'è qualcuno che ti piace qua. Dai, facciamo una tele... Facciamo, qual è la trasmissione? Stranamore? I miei cugini questi, quindi... Torniamo indietro. Allora. Dove sono i maschi? I maschi alzano le mani, tutti i maschi! Ma sono tutti i gay, scusate, ma gli altri maschi? Non è opera. Lei, maschio! Lei maschio, lei... Pure lei c'ha un bel naso però, eh? Andiamo qua, qua c'è questo ragazzo, è accasato, e guarda, mi sto avvicinando a questo ragazzo, la ragazza dice no, è occupato! Se lo tiene stretto, infatti... No, no, do you speak Italian? I'm American. What kind of language, American? I'm from New York. New York, oh, what's about, tell me what's happening, why should you want to know, don't you mind about the future? Ok, understand Roberto Maggi. Ah, ok, va bene. Non aveva capito molto. Allora, maschi. Qua c'è un maschio. Vieni qua, maschio, vieni qua. Vieni qua, molla tutto. Molla tutto, vieni qua, maschio. Signori, questo è un vero maschio. Signori, vi presento Enzo, Enzo! Buonasera a tutti. Enzo Bifarella è un carissimo amico e forse grazie a lui che ho rispolverato la mia antica passione, quella del presentatore. Ebbene sì, io l'ho fatto a Roma tanti anni fa, l'ho fatto a Palermo nel 97, quest'anno ci siamo incontrati con Enzo Bifarella, parlando mi ha fatto partecipare a qualche trasmissione della sua radio e là che ho inventato una trasmissione sulla politica e lì è stato un'escalation. E se veramente io sono qui è grazie a quest'uomo. Un applauso ad Enzo Bifarella e alla sua radio, peraltro. Grazie, grazie molto. Grazie a te Enzo. Puoi accomodarti? Ma come, c'è la donna qua, te ne vai? Mamma, te capisco. Allora, guarda, qui c'è un uomo che fa finta di telefonare. Lo fa apposta perché lui sembra timido. Ora lo invitiamo. Venga. Venga, venga, venga. Venga. Guarda che maschio. No, sembro. Vieni qua, vieni qua, vieni qua. Allora, vieni qua. Allora, qua signori abbiamo un maschio che è cegato perché si è messo gli occhiali adesso. Ma l'hai vista bene questa ragazza? Basta, la guarda più. Sono
Allora, quanti anni hai? Io 30. Signori, allora, lui ha detto che ha 30 anni. Chi crede? Anzi, chi non crede si alzi in piedi, per favore. Chi non crede che lui abbia 30 anni si alzi in piedi. Vale per tutti, signori. Bravo. 31, ok, un anno. Allora, silenzio, silenzio. Quest'uomo ti piace? Sì, ma è impegnato. Chi l'ha detto? No. Non sono impegnato, guarda, assolutamente. Questo signore, sai chi è? No. Questo signore ha una passione per il teatro. È un regista. Però l'artista è mia sorella. Sì, ma tu sei bella come tua sorella. Oh, grazie, ma mi occupo di altro. Cosa fai nella vita? Medico. Medico. Radiologo, sì. Radiologo. Guarda, c'ho un dolore qua. Allora, regista. No, veramente un regista, non sto scherzando. E infatti, mercoledì prossimo, insieme alla compagnia, sarà a Campo Felice per far vedere un po' qualcosa di molto importante che ha creato questo gruppo. Da regista, cosa faresti fare a questa splendida ragazza? Ma ci vuole un po' di... No, ci vuole solo passione, non è difficile. La telecamera. Non è assolutamente difficile fare teatro. La prima cosa è la passione. Dopo, con me, potrei fare tutto. Va bene, dopo questa cosa se ne vada, perché lei è un pedofilo. Se ne vada, si segga, si è contento qua al microfono. Allora, femmina, io ritento a fare l'indovinello. Allora, grazie al cielo, al lavoro, chi? L'ho già detto, non va bene che la mia... Ripeti? Il pilota? No. Il paradito? No, puoi accomodarti, grazie. Signori, ma è veramente così difficile? Tanto. Allora, inizia con la A e finisce con la O. No. Si segga lei. Sì, vada a sedere. Astronauta. Come? Astronauta. No. Andiamo qui dalla coppia più bella del mondo. Astrofisico. No. Angelo. No. Angelo. Chi ha detto astronomo? Vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua. Seduto, seduto, seduto. Te rimando dalla della Filippi, Vieni qua. Buonasera. Come si chiama? Daniele. Daniele. Venga il microfono. Daniele. Sì. Guardi la telecamera. Sì, bellissimo. Un po' più vicino al microfono. Così? Non voglio dire la sola cosa, lei è maschio, ma lei è maschio? Pare. Si è sposato, fidanzato? Fidanzato. Con chi? Con Federica. E chi è? Non c'è. Non c'è. E quella ragazza che lei mi ha detto non le piace? Una tra le più care amiche. Ah, vabbè, la care amiche, dicono tutti così. Allora, perché astronomo? Dobbiamo dare una spiegazione. È l'astronomo. L'astronomo studia le stelle, guarda il cielo, passa le sue notti a guardare il cielo e quindi grazie al cielo lavora. Siete convinti della sua risposta? Voi siete convinti? Ebbene sì, hai vinto. Questo è per te. Grazie. Auguri, puoi andare a ritirare o a Palermo, presso l'ottica Galeazzo, o direttamente a Cefalù. Tu dove abiti? Io a Caltanissetta. Caltanissetta, Cefalù ti viene più vicino. Sì, no, ma anche a Palermo, studio a Palermo. Benissimo, puoi andare, grazie, grazie ancora. Sì, sì, grazie, bravi. Allora, Joker. L'astronomo. Il premio era un buono di 100 euro per un paio di occhiali da sole da Galeazzo. Capito? Allora, bimbi, vogliamo riesibirci? Ti serve questo o questo? Questo qua. Regia, siamo pronti per riascoltare e rivedere Pierangelo Gullo e Maria Baravecchio, ok? Dimmi. Dopo. Perché dopo? Che domandine vuoi? Boh, qualunque. Fallo tu a me. Io. Ok. Dai. Sei maschio o femmina? Maschio. Vero? Giuro. Ok. Tu sei maschio o femmina? Ok. E poi? Da quanto tempo tu sei maschio? Io? Uffa, da quando sono nato. Da quando sei nato?
Senti, ma ti piacciono i nasi di quei due signori là? Chi è? Quel signore là, che ha un bellissimo naso. Uno e due. Ti piace? Bellissimo sogno. Come? Bellissimo sogno. Ha visto, ha fatto sogno. Un complimento. Allora, Pierangelo, mi vuoi raccontare in 30 secondi e poi proprio esibito? Prendo. 30 secondi. L'esperienza dalla De Filippi. Dire, che ne una so? Una cosa bellissima. E raccontala a loro, dai. È stata una cosa bellissima. Ho conosciuto tante persone. Hai conosciuto Belen? Che brutta. Non sei maschio, allora. No, non scherzo. Allora, senti, io preferisco comunque che voi vi esibite perché, secondo me... Ma il microfono a me mi serve. Lo vuoi? Tieni. Amoni, dai, sbrigati, va. Signori, Pierangelo Gullo e Maria Baravecchio, un applauso. 10 ragazze. Presenti 10 ragazze? Vai. Ho visto un uomo che moriva per amore. Ho visto un altro che più lacrime non ha. Mi sono contento mai di essere di più. Un grande amore che ti stringe il cuore. 10 ragazze per me possono stare. 10 ragazze per me io voglio dimenticare. Capelli biondi da carezzare, le labbra sulla quale morire. 10 ragazze per me, solo per me. Perché sa bene parlare. Una la voglio perché almeno sa pensare di un amore. Una soltanto perché ha conosciuto tutti i panni. Dieci la vesti così e dico solo di sì. Vorrei sapere che ho detto. Conosci perché ha detto una cosa vera. Dieci ragazze per me posso bastare. Dieci ragazze per me io voglio dimenticare. Fatemi tutti da carezzare, le labbra sulla quale morire. Dieci ragazze per me, solo per me. Vorrei sapere che ha detto. Perché ho detto una cosa vera. Dieci ragazze per me. Dieci ragazze per me. Dieci ragazze per me. Però io voglio per te. Però io voglio per te. Io voglio per te. Ma che dire, eccezionali questi giovani. Microfono, please. Sei veramente bravo. Perché? E perché adesso facciamo... Le chiacchiere. Eh? Le chiacchiere. Le chiacchiere. Che mi avevi dato. Ah, ti piace proprio le chiacchiere? Sì. E allora, chiediti che adesso ti racconto una cosa, anche tu. Allora, innanzitutto siete stati bravissimi. Ora però vorrei far ascoltare... questo ragazzo qua. Vieni qua, vieni qua. Anche perché... mi ha chiesto la cortesia che ha un altro, un impegno fra una mezz'oretta in un altro locale. Sì. E quindi così ci fai ascoltare questa bellissima voce, mi dicono che hai. Cosa ci fai sentire? Allora, faccio ascoltare dei brani che sono quattro brani inediti, che troveremo appunto nel mio primo lavoro discografico, che già lo potete acquistare su iTunes e su tanti altri siti online. Ascolta, quanto durano questi quattro brani? Perché non vorrei poi esplorare... Ora, ne facciamo anche tre. Non so, quanto tempo abbiamo a disposizione? Beh, tenendo conto che è mezzanotte, abbiamo ancora altri cantanti. Intanto, fanne una, il migliore è quello che tu ritieni più opportuno. Va bene, dai, facciamo okay. Se adesso te ne vai. Ok. Ok. Allora, ricorda il tuo nome? Sandro.
E poi? Solo Sandro, il mio nome. Solo Sandro, ok, un applauso a Sandro, così sentiamo questa voce. Grazie. Scusami. Incrociamo gli sguardi in quella via, proprio dietro casa mia, i ricordi fanno male. Tuo bambino di fronte al mare, un destino che non vale, ti ha portato via da me. Intanto io ringrazio e saluto tanto chi si occupa di questo bellissimo locale. Volevo ricordare anche che giorno 10 agosto ci sarà una serata, io sarò qui, quindi io spero di rivedervi
non dico tutti, magari una buona parte qui. Ma sicuramente sì, perché veramente hai una bellissima voce. Grazie. Mi farebbe piacere ascoltare altri, ma non posso perché poi sforiamo dell'orario. Non mancherà tempo. Però sei veramente in gamba, grazie. Anche tu avrai sicuramente un bel futuro. Grazie. Grazie, un saluto a tutti. Grazie, grazie ancora. Grazie ancora a te, Sandro. Allora, Joker, sei forte, lo sai. Allora, cos'è che ci fai sentire? Guarda, io adesso volevo fare un giochino con loro. Sì, un attimo di silenzio, per favore. Cosa? Per fare il giochino? No, vabbè, facciamo... sembra presa però apposta, capito, per le parole. Voglio fare un giochino con tutti voi. Scusate, ascoltate un attimo. Allora, ascoltate bene. Avete visto Amici quest'anno, vero? Sì. C'è stato un rapper, c'è stato. Moreno. Sapete, no? Moreno. L'avete messo... Ci siete voi? Ok, sì. Peraltro, approfitto un attimo al volo per anticipare che Moreno sarà a Campo Felice di Roccella il 23 agosto, neanche a farla apposta. Sì. Stavo dicendo, lui fa una cosa in particolare che molti rapper fanno e molti no. Il freestyle. Io adesso voglio fare questo giochino con voi. Cioè, voi mi date una parola... Io sono un beat, sono una base, cercherò di improvvisare con una frase, con frasi di senso compiuto, facendo delle rime baciate. Ok. Aspetta, però mi devi aiutare. Ragazzi, sì, cioè, ragazzi, perché non vi sedete intanto? Ragazzi laggiù, sedetevi per favore. Ragazzi? Aspetta. Sedetevi, aspetta, ok, bravi. Atto, dai. Così ascoltate il gioco. Tu devi fare una cosa, tu devi andare in giro, sì. A chi alza la mano, per esempio quello, già il signore ha alzato la mano, sì. Già pensato una parola. Ok. Tu devi andare là, sentire la parola e dirmela, aspetta però. Ok. Per partire la base. Ok. Tanto voi se volete andare a tempo con le mani, magari mi fate pure un favore, eh. Bene. Oh mano, tutto a posto. No, la base freestyle. Freestyle. Sì, check, ok. Ok, sì. Provate ad andare a tempo con le mani. Su, così. Forte, prodi qua. La parola qual è? Qual è la parola? Dammi il tuo amore. Dammi il tuo amore, per un letto la passione. Dalle cuore, infatti tira come una passione. Dammi il tuo cuore, il tuo amore, quando arrivo non mi dire che alla fine pure un parolone. Sono un signore, vado dalla ragazza. Dice che vuole il mio cuore, sì, ma questa è pazza. Cosa vuole da me proprio il mio cuore? No grazie, è gentile, ma lascia stare, faccio un altro signore. Questo è inflazione, azione, quando arrivo con l'azione. Dico check, azione, fatto con l'amore. Non so recitare, lascia stare l'amore per quello che vuole essere banale. Ma non è così, l'amore vuole essere la gente. La gente per il pop, lascia stare, sono un perdente. Nel freestyle forse no, il mio flow. Arrivo per la passione, per il pop non mi flow. Dai un altro, cerca un altro. Sono male. Allora, sono male a tempo. Che parola? Politica, parliamo di bussani. Provinciaio che ci tengono tipo dei cani. Questa è l'Italia secondo me, secondo te. Non l'ho capito, allora parti con me a te. Andiamo alla politica, c'è Berlusconi che ci ha rotto tutti i copioni. Non dico parolacce sulle tracce, i miei cacciatori sono politici, tipo cacci. Non mi dire che questo caccio male tipo lui. Non mi dire che sono io, sei lui. I politici non ci stanno, parlo tipo alla fine, poi alla fine non parlo. Qua c'è il politico, non so chi è. Si presenta e dice sono proprio con te. Una che il principio di cosa, in prosa. La mia rima bella mano, non sei niente di prosa. Non ce lo sto scherzando, parliamo di politica. Non andiamo sempre avanti perché critica. Qua la situazione, questa è l'Italia nostra. Vai con la nuova proposta. Mi sono fermato con le mani, sono male a tempo. No, vai. E io da tifoso giallorosso romanista ti devo dire. Letto il labiale, no, stare, penso se ti voglio stimare. Sono anch'io Juventino, ragazzino, adesso vieni qua, fammi stare un po' vicino. No, la ragazza, vieni tu ragazzo, questo è Juventino, come me un pazzo. Juventino, bella, dammi il 5, Juventino, si distingue. Sono Juventino, adesso guardo per terra, mica sono un turista che... Merda.
bravissimo, e mi sono detto pure qua, mi sbraccio all'arrivo con un pista, andate vi stanno cacciando, un carro armato comando, dammi un'altra parola poi non parlo, un'altra parola, vieni, aspetta, venga, basta, me ne vuoi, aspetta, anima, 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 ok, ok, sento qua. L'anima ha preso il possesso del mio corpo personale, lascia stare, l'anima non è banale, solo detto l'anima per il rap personale, sono sempre qua tipo un gangsta orientale, l'anima me l'ha presa, Dio, io gli dico bella, Dio, se la puoi tenere tutta, vado sempre la metto tutta, la mia anima che non ti prende, lascia tutta, io vado con l'anima in testa, stavo vaccinando, sarà l'atto della festa. Okay. Aspetta, aspetta, c'è un problema. Cosa? È il miglior rapper e non per niente. È il miglior rapper. Beh, allora devo dire che non è sbagliato, è proprio vero. Ma io dai il 5. Ti stimo, fra. Bella. Mi è piaciuto, mi è piaciuto. Sei interista, chiedo scusa, ma sono Juventino. E va bene, il suono è perfetto. Grazie, Joker. Io provo per una cosa. Io volevo chiudere con una cosa proprio personale, voglio dare a tutti i ragazzi. Ok. Io veloce ve lo dico, ho vinto il Cantagiro nella sezione Strasicuri, un concorso nazionale molto importante che parla delle stragi del sabato sera. Volevo 3 minuti di questa canzone. Assolutamente, se posso, sì, assolutamente sì. Se devo prendere o lasciare, però siccome mi ha parlato di anima, Pierangelo, mi hanno detto la parola anima, io vi voglio parlare di questa storia, di un ragazzo, è vera la storia, mio amico, che ha fatto un incendio stradale col motorino. Adesso ho perso pure la memoria. Questo qua ha combattuto in coma per ritornare in vita. Io adesso volevo darvelo a voi, dedicandolo anche a lui. Assolutamente sì. Volevo salutarvi con questo pezzo che mi sta a cuore. Se voi lo volete. Assolutamente sì, è vero che lo volete. Perché molte volte per l'alcol e altre cose non si è molto cosciente, si va per strada in macchina, motorini e si sacrificano vite di altri. Quindi, prendere o lasciare. Oh raga dai andiamo a bere che arriva l'ultimo raga. Questa è una pezza mia, scritto da me l'anno scorso, è come un viaggio che fa un ragazzo verso lui, il nostro Dio, e poi alla fine vuole tornare per i suoi cari. Vedete qua. Ok, ok. La mia anima si dissolve, vado incontro una sorte, ecco le famose porte, una luce troppo forte, mi sento chiamare, ti prego no, non mi lasciare, io vorrei gridare, non me ne voglio andare, continua il mio viaggio tra pressione e benefici, ci sono molti amici che mi accolgono felici, io mi chiedo dove sono, mi rispondo uno di loro, questo è il paradiso, detto sangue, sorriso, piango perché mi vedo lì, sento sulla sua, tu dico Cristo no, non va bene, sono troppo in alto, chiedo quello lì, potete ti prego fammi ritornare, perché sono da su, io non li voglio lasciare, continuo a litigare, non vuoi lasciarmi andare, continuo a gridare, lasciami uscire da questo posto, dove per me diverso ancora è troppo presto, voglio vivere la mia vita, godendomela fino in fondo, dico che dal paradiso non vai più tornare, che ti fanno una domanda, scegli prendere o lasciare, la maggior parte della gente sta lì perché è colta, ma devo ritornare in vista, voglio ritornare, dico che dal paradiso non vai più tornare, che ti fanno una domanda, scegli prendere o lasciare, la maggior parte della gente sta lì perché è colta, ma devo ritornare in pista, voglio ritornare, la gente sulla terra è cattiva e questo lo si sa, io guardo dall'alto e mi chiedo quando finirà, rispetto sulle parole, devi prendere o lasciare, non ce la faccio, io voglio solamente scappare, tornare da voi, che siete tutta la mia vita, se non piangete vi prego sto per tornare in vita, che posso usare prima, una salita per tornare giù, mi servirebbe una matita, per disegnare
amare le persone che nel profondo io amo. Amo solo te, ti prego, tendimi la mano. Tornato da voi e col desiderio di un anno al volo. E una sigaretta, certamente è tornato il toro. Vieni qui, ora, abbracciami dolcemente, amore. Vieni qui, voglio un bacio travolgente. Sono immortale ormai, tu mi dici cosa fai. Ti rispondo, amore, presto lo saprai. Tutto che dal paradiso non vai più tornare. Che ti fanno una domanda, scegli prendere o lasciare. La maggior parte della gente sta lì perché poi se ma devo ritornare in pista. Voglio ritornare. Tutto che dal paradiso non vai più tornare. Che ti fanno una domanda, scegli prendere o lasciare. La maggior parte della gente sta lì perché poi se ma devo ritornare in pista. Voglio ritornare. Ok, sì. Yes. Adesso sono sulla terra e ci resterò. Grazie. Bravissimo, bravissimo Joker. È più che una canzone di rap, è una poesia. È una gran bella poesia, complimenti per quest'animo sensibile che tu hai. Allora, mancano penso un 10 minuti, però non possiamo non sentire un'altra bellissima voce. Vieni qua Salvatore, questa è la serata dedicata soprattutto alla musica, e Salvatore ci farà sentire una bella canzone che si chiama La Notte. Chi è che la... Adamo? No, dillo, chi è che l'ha scritta? Imodà. Jurant, Imodà. Ma tu sei anziano, ci sono tanti giovani che stanno di qua. Allora, il microfono è tuo, ok? Allora, sei pronto? Sì. Sei pronto. Signori, Salvatore Medica, un applauso, fateglielo sempre, fate finta che sia vostro figlio. Celebrosa quando vuole fa paura, anche abbracci di freni se spunti, nascondi di crescita che non forza per andare avanti e non darvi la consuerarsi, copre dai sul tuo dalle paralingue, cerca solo di ferirmi o screditarmi, lascia fuori il tuo suffoio e farmi male, senza usarmi, non come te invece, e cancellato in un momento tutto quanto. La coraggio me, la notte so che pensi a me. Poi vado, ci ricascono momenti di sconforto, hanno intorno a me tutto buco. Buonanotte, come le botte, come le ferite a me, ma il coraggio è ancora aperto. Vai, ero umano, ma per te lo sbaglio è tutto. Ma non sono malandino di niente, e una volta provo ad ascoltare il cuore. Un orgoglio, la notte so che penso.
Bravo. Mi fai un attimo quella mossa che fai? E poi come la chitarra, come hai fatto? Na 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 na. Rifallo, va, come fai? Ma... la... dai, dai, dai. Ma... sì. La notte so che pensi a me, amore. Nel buio cerchi sempre le mie mani, no. Oh, dal vivo, eh? Bravo, bravo. Fare molta carriera. Accomodati pure. Signori, io voglio invitare qui da me una persona che fa del suo mestiere una cosa molto importante. Lui, la sua categoria, la quale appunto lui fa parte, è stata definita la categoria degli angeli, degli eroi. Peppe Finazzo, dove sei? Peppe Finazzo, che non è altro che il figlio, diciamo, dei proprietari, è uno dei bagnini che circa 2 settimane fa ha salvato la vita, insieme ad altri 2 bagnini, 5 persone che stavano annegando. Peppe, dove sei? Peppe! Gli eroi sono timidi. Peppe, vieni qua. Vieni qua. Che ci racconti... Vieni, 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 vieni. Vieni. Non sono abituato a fare brutte figure. Vieni qua. Signori, un applauso a questo ragazzo che ha salvato insieme ad altri 2 bagnini. Vogliamo ricordare gli altri 2? Lido? Lido Pianetamare, Andrea Di Matteo e per Paolo Patti. Allora, se vuoi, ci racconti un attimino com'è andata? È lunga la storia. Vabbè, fai una pillola di 30 secondi. La dico io? Allora... da quello che ho letto sul giornale di Sicilia, poi non so se è vero, perché tu devi confermare quello che hanno scritto oppure no, perché spesso la stampa scrive, caro Prof, qualcosa che spesso non è in linea con la verità. Allora, io ho letto che la dinamica è stata questa, se ricordo bene. 2 persone si gettano in acqua, nonostante il mare era in bufera. Un bagnino, non so se sei tu, ti accorgi che queste 2 persone sono in difficoltà, questo bagnino si lancia per salvarli, perché è quello che fanno i bagnini, ma anche lui è in difficoltà, nonostante bagnino, perché il mare era veramente in difficoltà, perché aveva 2 persone da salvare. Questa è la versione di quello che io ho letto, che è scritto. 2 persone, 2 bagnanti hanno visto questa scena, si sono tuffate in acqua, dice il giornale Sicilia che sono di Cerda. Altri 2 bagnini hanno visto quello che è accaduto, si sono tuffati, insomma è successo che questi 3 bagnini, poverini, però alla fine sono riusciti a salvare queste 5 persone. Questo è quello che io ho letto. Nonostante quello che è scritto probabilmente non corrisponde alla verità, alla realtà, io qui un testimone unico, chiave, che ci racconta com'è andata. Volete ascoltarlo? Sì. Ok, tieni il microfono. Praticamente c'è stato... avvicina il microfono. Ci sono stati un padre e figlia che erano a mare e le onde se le sono tirate dentro. Un bagnante insieme a un altro, che erano tutte e 2 di Cerda, sono entrati per salvarli. Solo che tutte e 2 stavano rischiando di annegare. Io mi sono accorto della scena e mi sono tuffato per prenderli. Nel modo che ero a mare, ero anch'io in difficoltà, sono arrivati altri 2 bagnini, Pierpaolo Patti e Andrea Di Matteo, e siamo riusciti a uscire tutti sani e salvi. Sani e salvi. E comunque, tieni il microfono. Comunque queste persone, almeno questo è vero quello che ho letto, che sono andate in ospedale, perché stavano 2 veramente stavano quasi morendo. Sì. Domanda stupida, non lo so, cos'è che ti ha spinto a gettarti in acqua? Perché nessuno te l'ha chiesto. L'umanità. L'umanità. Sì. Quanti anni hai tu? 22. Tu sai che rischi la vita? Cosa devo fare? È il mio lavoro. È il suo lavoro. Grazie. Un applauso a Peppe Finazzo, perché se lo merita, un angelo, un eroe. Florinda, vieni qua, por favor. Stai vicino a me che intanto lanciamo un indovinello e poi così facciamo sentire la tua voce, siamo quasi in chiusura. Scusate, scusate, volete vincere qualcosa? Sì o no? Da questa parte volete vincere qualcosa? Allora... allora,
una t-shirt in omaggio da Mondo Uomo, che è un negozio per uomo, specializzato per uomo, in Campo Felice di Roccella, in via Cesare Civello 41. Devo dirvi che è veramente un bel negozio, soprattutto per i maschi. Ci sono delle belle, bellissime camicie anche che possono essere fatte su misura. Allora, l'indovinello che io vorrei proporvi è questo. Scusate laggiù. Allora, vale per tutti. Prof, conosci questo negozio? È molto bello. La tua donna sicuramente indovinerà per regalarti. Allora, ricordo la regola. Do you understand? Understand? Ok. Translate in English? No. Ok. Perché noi romani non sappiamo parlare inglese, però noi facciamo, quando ci chiedono, se un inglese o un americano mi dice, devo andare, anzi, dov'è quella strada? Noi siamo bravissimi. You, di là. Quelli, Alberto Sordi, do you know? Doctor? Ok. Ah, you through? Ok. Ok, allora, ricordatevi l'alzata di mano, non rispondete. Chi risponde fa uno striptease qua. Chi risponde senza alzare la mano, giuro che gli faccio fare uno striptease. Maschi, attenzione ai perizoma che avete, che dite di non avere, ma ve li faccio caccia fuori io. Allora, vieni qua. Che io non ci vedo, sto cieco. Allora, tu non sai, non devi leggere. Una botte vuota pesa 10 kg. La riempiamo e ne pesa 5. Di che cosa l'abbiamo riempita? Chi sei, Cernigliaro? No. Allora, una mano. Vieni, Florinda, vieni con me. Vieni con me, vieni con me. Vino. No. Vieni. Vieni, Florinda. Mi fai da sparring partner. Allora, conosci questo signore? Questo signore qua? Non lo conosci. Bell'uomo anche lui, eh? Una bella donna, eh? Sì, una bella donna. Bella donna. Lei quanti anni ha? Non lo dica, glielo dico io. 25. Abbondanti. È un uomo di esperienza, però, eh? È un maschio pure questo, eh? Mi dica la risposta. Elio. Prego? Elio. Piacere, Piero. Il suo nome è Elio. Elio? Oh, Elio e Giorgio. Ha sbagliato. Mi spiace, sono addolorato. Ci riprovi. Vieni. No. Idrogeno. Idrogeno. Venga con me. Vieni qua. Signori, guardate che uomo. Guardate che stile. Guardate la pochette, che pochette forse non è, perché molti mettono il pezzo di carta che lo tirano fuori. Posso? Faccio brutta figura? L'ho fregato, non esce la pochette! Allora, vieni qua, Florinda. Conosci quest'uomo? Chi è? Lo dica. Dillo. Non mi ricordo il nome. È un amico, non devi dire il nome. Un amico. Lei conosce questa signorina? È una cara amica. Una cara amica. Figlia di molti cari amici. È molto brava a cantare, vero? È bravissima, è stupenda. Ho visto che lei veramente l'ha applaudita sempre, insieme a una persona, chi è la signora, sua moglie? Mia moglie. Come si chiama? Si chiama Lellina Muscarella, mia moglie, ma lei ci mette l'anima nel cantare, quindi è molto brava e va apprezzata per questo. Chiedo scusa, come si chiama sua moglie? Lellina Muscarella. Aspetti, signora. Scusate. Allora, mi sentite? Buonasera, signora. Buonasera. Come sta? Benissimo. Le piace questa Stavo sera? Meglio prima, che pensa questa... lei. Perché, non le piace? No. Ma guardi che sono anche più giovane di suo marito. No, non è lei che non mi piace come persona. Ah, lei è furba, eh? È una persona timida. Signora, le do il telefono? No. Dopo. Signora, è fedele, eh? Allora, benissimo. Cosa pensa di suo marito... vederlo da così da lontano, le fa un certo effetto? No. Gli ormoni salgono? No. Come no? Ma la, è suo marito? Certamente. Da quanti anni l'ha sposato? 28. E lui quanti anni ha?
Le 7 del fidanzamento sono 35. Quindi 28, 7 e 35. Segnateli che guardate che l'altra volta sono usciti, eh. Ma cos'è che l'ha, ha catturato la sua fantasia, diciamo, di donna? I capelli che non ha più. I capelli che non ha più? E non prima li aveva? I capelli bellissimi, sì. Lunghi? No, biondi, bellissimi. Biondi? Signora, ma spendiamo due parole sulla pochette che non è pochette. Perché l'uomo fa queste figure da pochette? vabbè, le vendono così, già. Le vendono così? Sì, le giacche belle sistemate. E lei non ha voglia di regalare una pochette? Assolutamente no. Però ha voglia di prendere questa t-shirt offerta da Mondo Uomo, questo negozio di uomo? No. Da uomo. Perché no? Non mi interessa. Non vuole fare un regalo a suo marito? No. Ma lei è una femmina con le palle, scusi tanto, eh? No, sono una femmina, quindi non ho le palle. Signora, le posso dare un bacio? No. Lo vuole dare a me, lei? Assolutamente. Lei mi ha detto prima di dare un bacio, attenzione. Senta, lei è una donna che è stupenda. Io però voglio che lei vinca questo regalo. Allora, lei mi ha detto prima, vuole ripetere cosa ha detto prima? Che... Ha detto idrogeno. Che Florin... No, ha detto che Florinda è bravissima. No, in merito al giochetto. Ah, idrogeno, sì. Perché idrogeno? Ma perché... Glielo ripeto, una botte vuota pesa 10 kg. La riempiamo e ne pesa 5. Di che cosa l'abbiamo riempita? Elio è già detto. Quindi chi ha detto Elio? Lui. No, chi ha detto Elio? Prima lui l'ha detto Elio. L'hai detto tu. Mo' vieni che ti fa vedere il perizomato, vieni qua. Vieni, vieni, vieni. Chi è stato? Vieni, 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 vieni. Vieni, vieni, vieni. Chi è stato? Oh, c'è il perizoma veramente questo. Ha paura di farlo vedere. Un applauso al suo perizoma. Che colore ce l'hai? Non ha neanche il perizoma, porco. Allora, ma è così difficile questo indovinello? No. Allora, vi aiuto. Inizia con la B di Bari e finisce con la I. Parola composta da 1, 2, 3, 4, 5 lettere. Florinda. No, non mi viene niente. Ma veramente è così difficile? Oh, finalmente. Una femmina. Si accomodi lei. E stia zitto. E stia zitto. Buonasera, sta dormendo signora. La stiamo facendo addormentare? No. No? Ha problemi? Possiamo aiutarla? Sì o no? No, che va. No, Marino, sto dai. Birra. La? Birra. Mamma mia, signore, questo. Cioè, capisco che sono le 12, cioè mezzanotte e mezza, ed è tardi, abbiamo tutti sonno, però vedo che non ve ne andate, volete vincere i premi. Tu. Ma lei non c'avevi i capelli prima, quando sei venuto qua? Ah, sempre così sei. Allora. Con la B e con la I. Inizia con la B e finisce con lei. Te lo ripeto ancora, una botte vuota pesa 10... No, ragazzi, pensiamoci. Allora, vi aiuto, vi aiuto. Immaginate una botte vuota, questa botte pesa 10 kg. Buchi. Sì, bravo! I buchi sono, un applauso! Questo non è solo bravo a cantare, è pure intelligente. Beh, no, perché... Allora... Veramente con tutto il cuore, Salvatore, sono contentissimo. Tieni, puoi andare a ritirare... Beh, sto a dire sul serio. Allora, cosa le dico? Io intanto sono contento di averla conosciuta. Io sono Piero Lococo, sono il presentatore. Manuele, ok. Lei di dov'è? Mio padre era di Canicattì, si figuri. Vicini. La ringrazio ancora. Un applauso a questo indossatore. Prego, torni a casa da sua moglie, che è una donna senza palle, perché è femmina però. Allora, Florinda, accomodati. Allora, io so che c'è una bella canzone di Alexia, ok? Così andiamo quasi a concludere. Tatiana, vieni un attimo qua. Tatiana, da questa parte. Allora, Tatiana... mi ha chiesto se di non cantare più perché obiettivamente non ce la fa.
non ce la fa, però avete avuto modo di ascoltarla, di sentirla, nonostante la voce afona, nonostante anche qualche stato febbrile, secondo me perché sei un po' influenzata. Quindi io ti chiedo, rimettiti in forza e ci rivediamo la prossima settimana, se ti va. Perfetto. Ok, l'accompagniamo con un applauso? Grazie. Allora, questa splendida canzone di Alexia, dimmi cos'è. Come? Ah, vedi, sei attento, non stai dormendo. Dimmi come. Allora, Florinda Venturella, ci fai sognare ancora? Ok, a te. Un applauso a Florinda. Come fai a tornare qui? Senza bussare, dimmi come fai. Per niente è facile vivere così. Ti dovrei odiare, ma come poserei? Vengo, non lo fai di un po', non si fa così. E a questo che aspetto qui, non mi controllo più. Mi affanni, mi calmi tu. Adesso corri, c'è qualcosa che ho da dire. O forse metterti nei guai. Io non riderei. Dimmi di me che cosa devi fare. Dimmi come posso fare per salvare il mio cuore. E no, e dimmi, dimmi, dimmi amore. Contatto sempre sale su, mi incanti, mi proteggio. No, io non ti voglio qui, ma non posso perderti. E non mi chiedere di smettere di urlare. Ti ammazzerei, ma poi non so, quando non ci sei, senza di te non c'è più sole. Brava Florinda! Grazie. Brava, brava, brava. Allora, siamo quasi in conclusione. Io spero che tu ci venga a trovare ancora, se ti fa piacere, ti puoi accomodare. Un ultimo regalo, l'ultima sorpresa, e vale per tutti, uno sconto su una... Chi è che va in crociera qui? In crociera? Laggiù andiamo in crociera? Tu sempre tutto vai tu. In crociera? Fanino Venturella in crociera ci va sempre, bravo. Però devi andare alla Lien Viaggi, perché la Lien Viaggi è il nostro sponsor. Lien Viaggi, agenzia di viaggi di Campo Felice di Roccella. Allora,
Quindi c'è un buono sconto per l'acquisto di una crociera di una settimana per due persone. Oggi le crociere non costano più come ieri così tanto, però credo che 100 euro di crociera, 100 euro di schittino, poi un applauso, non lo farei proprio a lui, ma bensì a te la tua battuta, 100 euro di crociera, di sconto, credo che sia una cosa interessante, visto che oggi in questi tempi soldi, money, there isn't, anzi there aren't. Allora, l'ultimo indovinello, siete pronti? Ci abbiamo ancora le forze all'1:20? Abbiamo iniziato alle 10, ragazzi, è una bella diretta questa, allora. Dunque, io vado, vado? Vado? Ok. In cielo non la trovi, nel mare ce n'è poca, il diavolo ne ha una. In paradiso ne troveresti due, sull'Himalaya ne incontreresti addirittura tre, e in tutto l'universo puoi cercare quanto vuoi, ma non ne troveresti nemmeno una. Che cos'è? E vai, finalmente, chi? Un applauso a Florinda! Finalmente la Lien Viaggi, sono tre volte e nessuno indovinava! Allora, tu devi andare con questo, aspetta che scrivo il tuo nome e cognome. Aspetta, la penna ce l'ho. Che dicono là? Allora, qua devi scrivo Florinda Venturella. Questo è tuo e questo lo diamo all'agenzia di viaggi. Contenta? Due persone. Puoi accomodare. Allora, regia, la nostra sigla come sottofondo. Allora, siamo arrivati alla conclusione. Volevo ringraziare i nostri ospiti, partendo da Pierangelo Gullo e Maria Barravecchio, venite qua, un applauso! Vieni Maria, no, non è Maria, è confuso. Vabbè, la rappresenti tu. Ah, eccola qui, vieni qua. Vi chiedo l'ultimo sforzo, signori. Un applauso ancora a loro, che ci hanno deliziato, e complimenti, e speriamo che le cose vanno sempre meglio. Grazie, potete andare. Salvatore Medica, un ragazzino di 12 anni, dalla voce gentile, dal portamento già da uomo, lo ammetto. Farai anche tu carriera. Auguri, vai da papà e mamma. Un applauso. Professore Vincenzo Ciminello, grazie del libro, poi mi dovrai fare la dedica. Speriamo ancora di averti. Magari andiamo a curiosare col nuovo libro che tu stai scrivendo. Ok? Grazie a te. Sei divertito? Ti piace questa iniziativa? Bene. Grazie ancora. Florinda Venturella. Una gran bella voce. Fino a quando sarai in ferie da queste parti? Fine di. Bene, allora la prossima settimana ancora con noi? Poi te lo faccio sapere. Florinda Venturella, grazie. Joker, a te, come agli altri, tantissime cose belle, tanta fortuna della vita, ma soprattutto tanto successo. Speriamo di vederti come il numero uno. Moreno verrà qui, ma Moreno il prossimo anno avrà un altro nome. Cesare Cernigliaro, in arte Joker. Grazie. Tatiana, vieni qua. Ancora un applauso a Tatiana per la sua splendida voce, ma questa sera purtroppo l'influenza ha avuto anche il suo contributo. Grazie ancora. Grazie ai miei compagni di viaggio. Spero di avervi deliziato per questo talk show. Vi faccio un inchino. Piero Lococo vi saluta e vi congeda. Buonasera.